Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di In Onda di questo martedì 6 agosto. C'è grande fibrillazione all'interno della maggioranza alla vigilia del voto di domani sulla TAV. Ma la vera domanda che ci dovremmo fare stasera è: ma c'è qualcuno che davvero Telese la vuole questa crisi? È una bella domanda, perché sul gioco di risico che si sta aprendo sul voto sono tutte le forze chiamate in causa. Ci sono 6 mozioni e soprattutto ci sono decisioni difficili per il PD e per la Lega. E ne parliamo questa sera con Alessandro De Angelis, vice direttore Huffington Post. Ciao, buonasera. In collegamento il professor Galli della Loggia, eccolo lì. E Nadia Urbinati, grande politologa che è con noi in Italia, eccezionalmente dall'America, tra poco, dopo la pubblicità. Solita partenza da urlo. Bentrovati a una nuova puntata di In Onda, stasera puntata lunga fino alle 23.30 con tanti ospiti, ma come al solito la prima parte della nostra trasmissione dedicata all'analisi del fatto del giorno, in particolare il voto che ci sarà domani, che vede divisa sulla TAV il Movimento 5 Stelle e la Lega. Allora, De Angelis, partiamo subito da lei. Ci sono venti di crisi oppure è un po' la solita rappresentazione alla quale ormai siamo abituati? Il voto di domani, ce lo spieghi, può mettere davvero in crisi la maggioranza di governo o il governo stesso? Guarda, innanzitutto non mi voglio addentrare nei tecnicismi che sono nemici soprattutto a quest'ora di un programma televisivo. Chiariamo una cosa, noi stavamo proprio qua quando Conte disse la TAV si farà e i 5 Stelle annunciarono la loro mozione parlamentare. Esatto. E lo fecero perché avevano bisogno di un qualcosa per fare un po' di scena, per dire non è un cedimento. Perché la mozione di domani, comunque vada, non blocca l'opera, va bene? Cioè, per bloccare l'opera tu dovresti votare contro il trattato che la disciplina. Quindi, comunque vada, il governo ha detto che si farà l'opera, si farà. È un gioco politico per cui i 5 Stelle devono far vedere, dopo che stanno sbragando sostanzialmente su tutto, che su questo tengono il punto. È chiaro. Però se passasse la loro mozione, ci sarebbe una ripercussione sul governo, si dovrebbe dimettere Conte. Del tutto evidente che però è un voto politico. E se passasse la mozione di 5 Stelle no alla TAV, noi avremmo il Parlamento che approva una mozione che dice l'opposto di quello che ha detto il Presidente del Consiglio, che Salvini drammatizzerebbe, ed è un elemento politico. Qual è la notizia di domani, che è già chiara da quello di oggi? Che le opposizioni, che hanno paura di tornare al voto, in questo clima in cui sembra che l'Italia sta in mano a Salvini, eccetera, eccetera, di fatto salvano il governo. Perché? Spiega perché. Nel gioco d'aula le opposizioni, domani potrebbero, le opposizioni per mettere in crisi il governo domani, che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero dire: andate, noi ci votiamo le nostre mozioni a favore della TAV, parlo di PD, di Forza Italia, no? Per quanto riguarda le vostre, basta, non partecipiamo a questa pagliacciata fatta per il vostro gioco delle parti, per regolare i vostri consiglieri. Votatevele voi. Beh, il PD dovrebbe fare una cosa in più, Alessandro. Se il PD dice, se cioè, le opposizioni, siccome la Lega ha detto noi votiamo tutte le mozioni che sono favorevoli alla TAV, il PD dovrebbe addirittura ritirare la sua mozione. Anche, ma comunque, perché se no la Lega voterà quella. Se le opposizioni dicessero noi non partecipiamo a questa pagliacciata, votatevela voi. Tanto si sa che la TAV si deve fare. Problema dei 5 Stelle, problema. Non votiamo neanche le nostre. Noi ce ne andiamo, non possiamo, siccome avete ridotto il Parlamento a un teatro, noi ci sottraiamo da questo teatro. Che cosa succederebbe? Passerebbe la mozione dei 5 Stelle e a quel punto il re sarebbe nudo. Cioè si capirebbe se il ministro desnudo, scusa il gioco di Paolo Salvini, quello che per le spiagge sta terrorizzando l'Italia con la suggestione del voto, a quel punto dice no. Io non posso più stare al governo all'interno di una maggioranza che vota contro quello che dice il Presidente del Consiglio, oppure se si rivela che questo è un bluff. Invece perché che ricordiamo, tu hai dato per scontato, se lo ricordiamo tutti, dentro le aule parlamentari il Movimento 5 Stelle, se uno toglie le opposizioni, è largamente maggioritario. È il primo partito, perché è il primo numeri, partito esatto, dopo le perché elezioni chiaro, politiche del 2018. Il 5 Stelle c'ha ancora in Parlamento il 30% eccetera.
no? E invece che fanno le opposizioni? Invece di far esplodere questa contraddizione della maggioranza, fanno soccorso. Perché compito delle opposizioni, diciamo, sarebbe quello di far cadere i governi, no? Ecco, nei paesi normali... E fare appade, opposizione. Appare così, tu c'hai mezza Forza Italia che ha paura dell'estinzione, di entrare in Parlamento, eccetera, e il PD che al Senato è ancora controllato, di fatto, dall'ex premier, da Renzi, ecco, che domani... dice no, noi dobbiamo votare contro la mozione dei 5 Stelle perché sono a favore della TAP, però sì, però il nodo politico è anche questo, però Zingaretti che vuole sono legittimamente a favore della TAP. Perdonami, tu stai battendo molto su questo nodo, ma la domanda è se Zingaretti dicesse, riunisse la segreteria e i capigruppo come da profilo istituzionale di un partito e dicesse il PD dà questa indicazione di non partecipare al voto, sarebbe molto difficile per i renziani restare in aula sostenere. No, ma è evidente che c'è una difficoltà del segretario del Partito Democratico che ha ereditato dei gruppi che sono ancorati alla stagione renziana. E quindi è una situazione lì dentro molto complicata. Oggi c'è stata una riunione nei gruppi parlamentari, si è spaccato il PD. C'era Zanda e qualcuno. Sprechiamo tutte le cartucce ora, grande De Angelis, perché ne avremo di cose da raccontare. Allora, il professor Galli della Loggia mi ha detto che è entusiasta di questo dibattito politico, che lo avvince e voleva spiegare perché è un momento in cui lo esalta, seguire le cronache politico-parlamentari. Assolutamente. Io trovo... Ma del resto credo di non essere l'unico, credo che ci sono molti italiani che la pensano come me. Trovo molto più interessante una discussione sulle previsioni del tempo di dopodomani o del fine settimana. Queste discussioni che io sento, più o meno cambiando alcuni piccoli particolari, sono gli stessi che sentiamo, non so, 2 mesi, 3 mesi. Sono giustificate in qualche modo, motivate dal fatto che in Italia, del resto appunto mi pare che dietro le parole di Angelis questo emerge, non esiste il governo e non esiste neanche l'opposizione. Questa è la realtà. C'è un'opposizione che non vuole approfittare delle possibilità di mandare in minoranza il governo e c'è un governo che appunto fa finta di volere certe cose ma ne vuole delle altre, presenta una mozione sapendo che quella mozione, il partito di maggioranza relativa presenta una mozione sapendo che quella mozione, sperando che quella mozione verrà respinta, ma vi sembra un paese serio? Ci sembra un paese serio, perché questo è il nostro paese. Il nostro paese, questo dovrebbe essere il nostro governo, la nostra opposizione, a seconda che appunto, i telespettatori che ci stanno vedendo in questo momento hanno votato per gli uni o per gli altri. Certo. Il problema è appunto di un sistema politico letteralmente impazzito. Il governo è appunto a pezzi, diviso tra una parte e un'altra, vogliono quasi su tutti gli argomenti vogliono cose diverse, addirittura cose opposte. L'opposizione appunto non ha nessuna strategia, diciamo la verità, non ha neanche nessuna proposta alternativa da fare. Il PD in queste settimane non è che si sia sentito una proposta del PD per qualcuno dei tanti mali, dei tanti problemi che ci sono in Italia. Il PD è capace soltanto di dire che, come del resto anche Forza Italia, che le cose che fa il governo non vanno bene. Ma quali cose in alternativa propone di fare e soprattutto come, con quali costi, con quali risorse? Queste cose il PD, l'opposizione in generale, ripeto, non soltanto il PD, non è capace di dire. Allora, quindi io penso che noi italiani faremmo meglio a occuparci delle previsioni del tempo di domani. Lo prometto che magari lo faremo da qui alla fine della trasmissione, che sono un elemento che effettivamente riguarda tutti, le previsioni del tempo ad ogni latitudine. C'è una rubrica apposita però. Sì, c'è una rubrica apposita. Includiamo sotto corona. Includerla. Allora, professoressa Urbinati, peraltro in questi giorni esce il suo libro in inglese, ma poi verrà
presto tradotto anche in italiano, Me the People, How Populism Transforms Democracy, lo vediamo, e tra, credo, a distanza di qualche mese uscirà anche in versione tradotto in italiano. Ma il suo sguardo dall'America, ora lei si trova in Italia, ci può aiutare meglio forse a capire questo governo in cui c'è un Matteo Salvini che in questo anno è stato, devo dire, forse uno degli assoluti protagonisti, perché se c'è uno che può vantare di aver portato a casa alcuni risultati, il decreto sicurezza bis è l'ultimo, e la flat tax per alcune partite IVA, sicuramente è forse uno degli azionisti di minoranza per numeri parlamentari, ma di maggioranza forse per quanto riguarda la sua azione di governo. Che idea ha Nadia Urbinati, al di là della questione della TAV di domani? Ecco, mi sembra che questo strabismo, cioè un partito Lega che ha ancora il 17% in Parlamento, però un partito Lega che ha un audience che accumula punti di giorno in giorno fino ad arrivare, si pensa, 34, 35, come abbiamo visto con le elezioni europee, questo strabismo rende la politica di questo governo e dell'opposizione, come diceva Galli della Loggia, impazzita. Però questo impazzimento paradossalmente non mi fa temere come mi farebbe temere invece se ci fossero elezioni anticipate. Il non fare, il litigare, il discutere, il non avere una visione unitaria, e forse io sono dell'opposizione mentale, spirituale e culturale, politica a questo governo, che questo governo non sia unito, che questo governo sia diciamo come due divisi in casa, separati in casa, per me è un sollievo, perché quando ci fosse un governo unito di una sola voce con un 40% di destra, beh, ci sarebbe da andarsene via da questo paese. Quindi questi lamenti sulla sua diciamo inconcludenza o sulla sua divisione o sulle sue contraddizioni sono purtroppo quello che ci rende ancora speranzosi. Questo quindi non mi sento di essere preoccupata se il governo è così litigioso. Ecco perché comprendo molto bene la difficoltà di poter fare un'opposizione radicale e di mandare a casa questo governo. Avere elezioni anticipate a settembre-ottobre sarebbe un rischio enorme. Salvini lo sa, le opposizioni lo sanno, le 5 Stelle lo sanno, e questo è il paradosso di questa situazione. Il paradosso di questo momento è che non vogliamo poter volere, ecco, non vogliamo dire che vorremmo avere elezioni anticipate, perché non temiamo moltissimo l'esito di queste elezioni anticipate, e su questo occorre essere molto chiari. Noi stiamo giocando una partita a rischio dove l'outcome, il risultato, è completamente nelle mani, ma non lo so, di una divinità, diciamo, al di là delle nostre capacità di comprensione. È questo timore che ci rende così in difficoltà a comprendere la situazione in questo momento. Allora, grazie professoressa. A fagiolo, diciamo, con le sue considerazioni e con la riflessione di Galli della Loggia sulle previsioni del tempo, abbiamo il Salvini giornata, lo sciamano, che parla in questi termini del voto. Io rivendico, siamo al governo da 14 mesi. Abbiamo ottenuto tanti buoni risultati, abbiamo lavorato bene per tanti mesi, sarebbe sciocco negare che da qualche settimana, anzi da qualche mese di troppo, ci sono polemiche, litigi, vediamo se sono più i motivi per cui stare insieme o non siamo incollati alle poltrone, questo sia chiaro a tutti. Vediamo, oggi è una bella giornata perché abbiamo raccolto, ripeto, idee per l'Italia dei prossimi 20 anni. Se riesco ad applicarle, lo faccio. Se mi si dice o lo fa qualcun altro, o sicuramente non stiamo qua. No, non faccio perdere tempo a 45 presidenti di associazioni da tutta Italia che mi dedicano l'intera giornata alla manovra economica che verrà, se qualcuno mi dice che quello di cui abbiamo parlato è una barzelletta, perché tanto soldi non ce ne sono. Questo lo vediamo da qui a breve, non è che occorrano mesi e mesi per capirlo. Ora
Il tono non è quello del programma del comizio, ma del dialogo con le associazioni, ma avete sentito bene, questa lunga perifrasi dice se non ci sono i soldi per una manovra fortemente espansiva, non stiamo qui a pettinare le bambole, a scaldare le poltrone, in sostanza stacchiamo la spina. De Angelis, il punto, il dibattito che ovviamente getterebbe nello sconforto più totale persone come il professor Galli e la Loggia, il dibattito sulla finestra è un dibattito che purtroppo noi addetti ai lavori dobbiamo fare, un po' come aggiornare ogni dettaglio di potenzialità. Spiega che è la finestra, perché la finestra elettorale. Che dobbiamo no, volevo affidare a te. Infissi, diciamo. Allora, spiega a che punto è la finestra elettorale secondo te, si può andare o no a settembre? Ti posso dire, le finestre elettorali non esistono più. Non esistono. Le finestre elettorali non erano una, non sono una legge, erano una consuetudine anche di buonsenso, no? Per cui in questo paese non si è mai votato nelle, a settembre. Non si è mai votato l'estate, una volta non si votava l'inverno, poi si è cominciato a votare l'inverno, il referendum del 2016 era inverno, le elezioni successive sono marzo, si è votato anche a febbraio. Insomma, voglio dire, se Salvini domani, dopodomani, ed è, lui ci sta costruendo una strategia su questo, no? Di drammatizzazione costante. Oggi ha drammatizzato su tutti i dossier. Ha parlato di salario minimo, di flat tax, ha annunciato di fatto una verifica nei prossimi mesi sul terreno dell'economia, lo abbiamo visto dal servizio. Cioè, se Salvini dice è finita, no? La crisi la può aprire anche volendo a Ferragosto. Tuttavia esistono delle barriere architettoniche, non si può votare durante la manovra. Io però ti devo dire, prima di continuare su questo, che poi è il tema su cui ci dilettiamo tutti, perché Salvini ha imposto la sua narrazione ansiogena, no? Per cui si rompe o non rompe, no? Ci chiediamo tutti i giorni. E lui avvalora questa immagine che ha, che il destino del governo, del Parlamento, del Paese dipende da quello che dirà dalla spiaggia di Sabaudia domani o da quella di Taormina, diciamo, tra una settimana. Io non so se ci sono solo... Sì, perché Angelis, scusa, spiegalo bene questo. Effettivamente è sempre lui a minacciare la crisi. È sempre lui. Cioè, non abbiamo mai visto l'altro alleato che pure in Parlamento conta la maggioranza. No, ci fu un precedente. Ci fu il momento in cui Conte disse ora faccio un tagliando prima della trattativa con l'Europa, altrimenti me ne vado. Hai detto bene, Conte, non i 5 Stelle. Hai detto molto bene, bella differenza. E ottenne quello che voleva. È chiaro che, siccome la politica ha una sua logica, l'enorme consenso e il plebiscito che ha dato a Salvini al Paese ha creato un voltapagina, no? Cioè, da dopo il voto delle europee, noi siamo passati da una situazione in cui c'era un capo, Salvini, di fatto, e i 5 Stelle nel ruolo di complici che gli hanno fatto passare tutti, a una situazione in cui c'è un capo e ci sono degli zerbini, fondamentalmente, no? Che terrorizzati dal voto, non solo gli fanno passare tutto, vedi il decreto di sicurezza di ieri, arrivato dopo che ci sono state delle contraddizioni politiche e non solo. Cioè, è passato il voto nel silenzio dei 5 Stelle e del Consiglio dei Ministri, un voto sulla quale era stata arrestata Cavola e un magistrato poi ha revocato l'arresto. In un paese normale qualcuno avrebbe detto forse questo decreto dobbiamo riflettere, no? Quindi adesso abbiamo un capo e degli zerbini con Salvini che quotidianamente non solo impone la sua agenda ma espone al pubblico ludibrio le debolezze dell'avversario. Cioè, le sue consuete esternazioni sono umilianti, diciamo, per i 5 Stelle, no? Ecco, quindi in questa situazione la domanda che però io pongo, ti devo dire, perché noi vediamo tutto in chiaro e questa è l'analisi politica, eccetera, è se davvero Salvini però si sente libero, perché noi lo dipingiamo come un uomo forte, si sente davvero libero nella scelta o se invece c'è qualcosa che lo frena. Sentiamo il professor Della Loggia e su questo. E non gli fa fare quello che tutti gli consigliano di fare, cioè di passare all'incasso, ecco, delle ma su queste ombre, cioè che qualcuno potrebbe chiamare le ombre russe. Le ombre russe. In realtà, cioè proviamo ad allargare lo sguardo, che è quello che oggi il professor Galli Della Loggia ha fatto in un bell'articolo proprio sul Corriere della Sera. Cioè, la nostra collocazione internazionale, ambigua, claudicante, molto... incerta, amici degli americani con l'occhiolino a Trump ma dall'altra parte
Salvini ha detto mi sento quasi in passato, mi sento quasi più sicuro e più felice quando sto a Mosca piuttosto che in tante capitali europee, disse un po' di tempo addietro. Ma insomma, Salvini deve temere qualcosa da queste ombre russe, è questo che lo frena nella sua, come dire, cavalcata verso le urne, professore? Ma no, io non credo, sicuramente, diciamo così, penso l'interesse della Russia può essere quello a tenere l'Italia così bloccata, a tenere l'Italia fuori da tutti i giochi, a tenere un'Italia un paese debole, un paese che può rappresentare poi con la guida del governo che c'è attualmente, può rappresentare anche una spina nel fianco dell'Europa, della NATO addirittura. Ma io non credo che sia questo quello che trattiene Salvini dall'andare alle elezioni. Quello che trattiene Salvini dall'andare alle elezioni è il fatto che esiste la Costituzione italiana ed esiste il Presidente della Repubblica. È il Presidente della Repubblica che scioglie le Camere. E questa è la grande incognita per Salvini. Se Salvini rompe, è sicuro Salvini che il Presidente delle Camere automaticamente, diciamo così, scioglierà le Camere? E io penso che Salvini se lo chieda non ogni giorno, ma quasi ogni ora, ma ogni volta la risposta è sempre no, non sono sicuro di nulla. Esatto. Non sono sicuro affatto, dato anche i precedenti della storia politica italiana di questi anni, in cui l'iniziativa del Quirinale nel costituire delle maggioranze e dei governi anche, diciamo così, non politici ma tecnici, l'abbiamo visto, insomma, ripetutamente. E chi assicura Salvini che pur con il suo bel 38, 40, 50% di consensi sulla carta, solo dei sondaggi, invece non si va per nulla alle elezioni, ma invece il Presidente della Repubblica non incarica un tecnico di formare un governo intorno al quale forse una maggioranza parlamentare, così come altre volte, si è trovata, si troverebbe. Sarebbe la fortuna di Salvini, però. Sì, Salvini si troverebbe. Però perdi il boccino, ha ragione della loggia. Intanto perdi il boccino. Non hai più in mano la bussola. Bisogna vedere, l'Italia è un paese. L'Italia è un paese pieno di imprevisti e pieno di carogne anche. E quindi, diciamo così, non si sa mai come girano le cose. Una volta che ha perso il boccino, appunto, come si diceva, chissà cosa succede. Quindi continuare a insistere sulla sua iperforza mi sembra assurdo. Allora, non ho sentito bene cosa ha detto la professoressa Urbinati, però vorrei le do la parola subito dopo, perché proprio come consecutio del ragionamento di Galli e la Loggia c'è il pezzo che ha preparato la nostra Carradini, perché un'altra delle grandi paure di Salvini ora, dopo quella di perdere il boccino e di non avere la certezza delle urne anticipate, è proprio il tema delle alleanze. Festa della Lega di Cervia, sul palco sta arrivando il capitano. Ragazzi, signora, no, vi dovete spostare. O vi spostate o vi spostate. Abbiamo fatto tante cose, tante ne rimangono da fare. E siccome tante ne rimangono da fare, o c'è una squadra compatta che vuole fare queste tante cose per il bene degli italiani, oppure la forza la chiederemo agli italiani, perché questo paese merita tutto e quindi non c'è tempo da perdere. Secondo me ci vorrebbe un governo solo Lega Nord. Solo Lega? Sì. Non è più Lega Nord, è Lega. Vabbè, io sono rimasto solo nostalgico dei vecchi tempi. Ah, credo che sia arrivato il momento per la Lega di abbandonare il Movimento 5 Stelle, perché secondo me è in grado di farcela da sola. Non può coesistere, perché ci sono due, cioè è nato con due programmi completamente diversi. A settembre cosa succede? Siamo nelle mani del buon Dio, siamo al 3 agosto. Io vi dico che finché ho certezza che il governo può fare le cose, le faccio.
se invece Salvini staccasse la spina e si andasse alle elezioni, tu con chi lo vedresti alleato possibilmente? Io lo vedrei possibilmente da solo, però anche Giorgia Meloni sarebbe un buon alleato, senza Berlusconi. Sicuramente Fratelli d'Italia, sì. Con la Meloni e con Forza Italia, come era originariamente. Fratelli d'Italia con la Meloni sicuramente è molto compatibile come progetto. Tutti dite la Meloni, perché? Perché sono simili, hanno le stesse idee. I valori della nazione sono molto importanti, degli italiani. Il discorso sull'Europa, come affrontare certe tematiche a livello europeo sicuramente. Prima gliel'hanno anche urlato da sotto il palco, ma lui ha fatto melina, non ha detto niente. Ma vedrà che vanno a finire così. La gente tutta qui sperando in un'alleanza con Fratelli d'Italia. Lei prima non vediamo, ha risposto. Fatemi lavorare e vediamo. Francesca Cararini ci ha offerto, come dire, un grande credo che affresco. Sia quasi un fatto politico questo momento che il nostro Segugio Cararini nel suo viaggio nel papete mondo ha beccato. Perché avete visto la faccia di, hai visto la faccia di Salvini? Rimane la Meloni e non da riesce moviola. A dire, perché anche questo poletto sovranista lui un po' lo fa soffrire. Allora, sentiamo la Urbinate con una duplice, ma lei saprà rispondere in modo rapidissimo, con una duplice domanda. La prima riguarda proprio la sua materia di studio, cioè qual è la specificità del populismo in salsa italiana. E la seconda questione invece è proprio quella delle alleanze. Cioè, non esiste più tra i militanti anche della Lega l'idea di fare un centrodestra. Esiste l'ipotesi di fare un destra-destra, cioè Lega Meloni, e il centro in questo caso sparisce dal sistema politico. Allora, prima vorrei ritornare brevemente su quanto aveva detto Cari della Loggia, che è molto interessante, ovvero noi pensiamo sempre ad un Salvini iperpotente che tiene in mano il gioco, ma in realtà c'è un Presidente della Repubblica che non è, un personaggio da non considerare in questo momento e dal quale dipendono i destini dello stesso Salvini. Per cui non è vero che lui possa decidere di fare tutto. In questa situazione è molto probabile che Mattarella non voglia sciogliere le Camere, quindi lui lo sa e siamo in questa situazione. Quindi non è soltanto l'opposizione o 5 Stelle, lo stesso Salvini sa benissimo che non può tirare la corda più di tanto. Detto questo, lui è un populista a tutto tondo, perché usa l'audience e usa il pubblico per costruirsi una legittimità che sta fuori dalle procedure istituzionali o procedure elettorali e con quella pone la sua forza. E la forza è quella del suo popolo, non è l'italiano, non sono gli italiani, sono quegli italiani che stanno con lui e che si identificano con lui. Quelli sono dichiarati gli italiani veri, quelli buoni, quelli solidi. Gli altri sono quelli oggetto potenzialmente di repressione, come il decreto bis secondo sulla sicurezza dimostra. Cioè le opposizioni o coloro che si oppongono devono essere sapere sempre che sono una condizione di controllo. Questo è il populismo tutto tondo che Salvini coltiva. Per fortuna noi abbiamo un sistema parlamentare, per fortuna c'è un presidente separato ancora e non espressione di questa maggioranza virtuale e d'audience, per cui siamo ancora in una fase cosiddetta interlocutoria, per noi è positiva. Però Salvini ha un progetto, non è il progetto di stare col 5 Stelle, il suo progetto è di poter governare da solo, possibilmente, anche senza la Meloni, e di riuscire ad arrivare ad una situazione nella quale può davvero esprimere tutte le cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica e le altre, per costruire un governo e un sistema Stato a sua immagine e somiglianza. Non è necessariamente un sistema fascista, non è necessariamente un sistema dittatoriale. Fino a che le elezioni rimangono e fino a che le opposizioni possono, viva Dio, dire la loro fuori e dentro le istituzioni, c'è democrazia. Tuttavia il rischio di un governo populista esiste e gli italiani di questo devono rendersi conto, perché nonostante lui giri a torso nudo e vada a baciare le vergini poco
vergini nelle nostre spiagge pubbliche e di massa, dietro questo c'è un progetto, e questo progetto è un progetto populista. Molto interessante. Allora, come ogni sera vi proponiamo un documento straordinario prodotto dalla redazione Onda, combinando l'inno twittato dal Quirinale ed eseguito fastosamente dal maestro Muti, l'inno di Mameli ovviamente, e l'inno del Papete. Pensiamo che questa piccola scheggia sia un po' un racconto del tempo, di una stagione, sicuramente di questa stagione, e muoio dalla voglia di sentire cosa ne pensa il professor Galli Elogio, ovviamente il professor Binati e anche il nostro De Angelis. Vediamolo insieme. Fa il suo ingresso il Presidente della Repubblica. E ora, signori, una mano nel cuore e l'altra in alto. Donne che hanno avuto una malattia. Modi di raccontare Mameli, l'inno di Mameli e l'inno del Papete ormai. Allora, professor Della Loggia, perché non ti piace il fatto che tu sei incantato? Ma no, va benissimo con quelle signorine leopardate. Io ti ripeto una cosa: in America, se tu cantassi l'inno americano con due signorine leopardate, verrebbero a prenderti i marini. Le signorine non possono cantare God Bless America. Ma che dici? Tu stai tranquillo. Ma è una cosa pazzesca. Voglio sentire cosa ne pensa il professor Della Loggia. Ma io che sono lontano dallo studio non ho capito bene, cioè io ho visto Muti che suonava l'inno di Mameli e poi quelle signorine Salvini. Era Salvini, esatto, al Papete Beach. Cantavano l'inno, professore? Nulla, cantavano l'inno italiano. Ma cantavano lo stesso inno? Sì. Ah, cantavano l'inno di Mameli. Lo commentavano, diciamo così, in quel modo. Con le cubiste. Ciò desta scandalo per Telesa, ma va benissimo. Noi... Sì. Segno dei tempi. Ho capito. Sì, mi sembra una cosa che avvalora le peggiori impressioni sul mio paese, sul nostro paese, su quello che può nascere. Io trovo inqualificabile fare una sceneggiata simile ascoltando l'inno nazionale. Bene. De Angelis, poi è urbinato. È anche offensivo. Prego, professore. È anche offensivo. Offensivo per tante, diciamo così, per tante persone che ascoltando quell'inno poi si preparano a fare delle cose anche come rischiare la vita in posti lontani dall'Italia, eccetera, eccetera. Insomma, non è facile suonare il tasto del patriottismo, però queste cose esistono e io trovo inqualificabile, oltre che idiota, quello che è successo lì su quella spiaggia. Allora, De Angelis, affrontiamo anche con te questo aspetto. Aggiungiamo, per mettere un po' esame, Barbara Porombelli ha rilasciato un'intervista al Libero dicendo la sinistra sbaglia a criticare il Papete è un'idea di popolo e criticandolo si portano solo voti a Salvini. E ti aggiungo anche un'altra domanda allora a questo punto, però. A differenza di Telese, io posso criticare Salvini sui suoi provvedimenti politici, sul fatto che bloccava le navi da Pinzolo e bloccava gli immigrati mentre stava in vacanza, ma il fatto che l'inno nazionale venga suonato e conosciuto soprattutto anche da quelle signorine lì, la cosa non mi scandalizza in alcun modo. No,
perché un inno nazionale non è un problema di conosciuto. Ma prego, prego, De Angelis e poi subito la professoressa Urbinati. E poi di nuovo capisco di essere in minoranza, è importante. Ma difendo la posizione. No, l'inno nazionale suonato e ballato come una musichetta, un tormentone estivo, bello, in un trionfo, diciamo, della carne con un ministro dell'interno a torso nudo. No, il servizio che mandavate sono esattamente i due mondi. È un documento storico. Sono i due mondi, cioè il populismo, come diceva la professoressa Urbinati, e la cultura delle istituzioni, che invece quell'inno lo vive come una religione laica, fondamentalmente un simbolo di costruzione di un'identità. Cioè, da un lato è uno di quegli elementi che contribuiscono a creare l'identità nazionale, quel pezzo dove stai Mattarella, eccetera, dall'altro entra in questo grande circo. È una parodia. Circo del consenso. Io francamente non mi stupisco più di tanto del Patete, che è il punto finale, secondo me, di un ventennio anch'esso molto populista, no? Fondo, abbiamo visto le bandane di Berlusconi, analoghe signorine discinte, diciamo, che hanno contornato, venivano messe nelle... Insomma, c'è stato un abbandono progressivo di una certa cultura internazionale. Dico però un'altra cosa, e questo mi credo che sia un elemento che colpisce. Cioè, noi stiamo parlando da due settimane, perché su questo Salvini è bravissimo a imporci la sua narrazione, sta parlando del Papete, delle sue grazie esposte, di una conferenza stampa fatta da un ministro dell'interno infradito, ministro dell'interno... ma abbiamo parlato anche della bandana di Berlusconi, abbiamo parlato della bicicletta di Prodi, abbiamo parlato del Kashmir di Bertinotti, la politica impone anche l'agenda dei singoli. Qui c'è un'operazione comunitaria. Sentiamo l'operazione comunicativa assai più raffinata, che per esempio ha totalmente derubricato il tema, insisto, dell'affare russo. Noi non parliamo dell'affare russo, non parliamo dei dati dell'economia, parliamo di questo circo. Ne riparleremo ancora. Sentiamo sull'inno, circo, è interessante, distrazione di massa. Sentiamo la Urbinati che in un paese in cui quella bandiera, mentre si canta l'inno, viene piegata come se fosse un paramento sacro. Beh sì, no, negli Stati Uniti la bandiera è stata anche bruciata, dell'inno lo si sbeffeggia. Il problema non è usare i simboli per criticare chi i simboli li usa al governo. Il problema è usare i simboli in una maniera sprecata per esclusivamente fare i propri interessi di bottega. Ma si può dire, questa è la democrazia. Non mi stupisce questo e non ci deve scandalizzare più di tanto. Però è evidente che se questo è l'uomo e se questo è il suo metodo di far politica, noi dobbiamo prenderne atto e criticarlo. Criticarlo nel nome, però, non tanto di valori, diciamo così, d'altare, della patria, eccetera. Qui si tratta di cose molto più concrete. Parliamo del decreto sicurezza, che è un vero e proprio, una falcata verso un superamento dello Stato di diritto. Questi sono i veri questioni, che lui copre naturalmente con le signorine cubiste o i signori nudi, perché c'erano anche dei signori nudisti, solo delle cubiste, che gioca a fare il gigione e il buffone di corte per poter avere dalla sua il popolo, cosiddetto tale, però intanto va in Parlamento in giacca e cravatta, dedicandolo alla Vergine Maria, nel nome del suo, è vero, della Vergine Maria, passa e contribuisce a passare un decreto legge che è, secondo me, vergognoso, perché ha degli elementi di violazione della nostra Costituzione, ha degli elementi di violazione dello Stato di diritto basilare, ABC, per cui... È su questo che occorrerebbe parlare, non tanto sulle sue circoequeste della politica di cui lui si amante ed è bravissimo a fare e che gli altri possono fare il pubblico al massimo. Ma secondo lei Mattarella professoressa, che ci riguardano. Visto i suoi toni molto duri sul decreto sicurezza bis di cui abbiamo parlato anche ieri, secondo lei Mattarella potrebbe avere degli strumenti in qualche modo per bloccarlo? Ci sono gli estremi per impugnarlo in quanto anticostituzionale dal suo punto di vista o no? Perché così entriamo anche nel merito delle cose. Sì,
Io non sono una costituzionalista, però come i costituzionalisti ci raccontano e ci dicono, almeno su alcune questioni, come la responsabilità individuale penale nel caso delle dimostrazioni e delle manifestazioni di piazza, queste sono naturalmente una violazione o possono rispecchiare una tale. Quindi il Presidente Mattarella ha la possibilità, con i suoi, con gli esperti costituzionalisti di cui è circondato, per avere la possibilità almeno di rinviare alle Camere quelle parti del decreto non dovrebbe controfirmare, che sono più dubbie. Qui viviamo. Quindi lei dice a tutti gli estremi per non controfirmare quel decreto. In alcune parti dice. Ci sono, e non lo dico io che non sono costituzionalista, ci sono dei costituzionalisti che hanno scritto di questo, da Maddalena ad altri, a Zariti, eccetera. Ci sono le condizioni per cui alcune parti del decreto possono essere aprire un discorso di costituzionalità. Bene. Quindi vediamo come le cose si sviluppano. Allora, fra un istante passiamo a Di Battista, un altro codice, un'altra lingua, però credo il professor De Loggia volesse dire qualcosa, forse stimolato dalla sapidità di questo dibattito. Sì, io volevo dire che non sono d'accordo sul giudizio che la professoressa Urbinati dà del decreto sulla sicurezza bis, appunto approvato ieri dalla Camera. Sì, di sicurezza, del decreto di sicurezza B. Non credo che ci siano parti che violano la Costituzione, semmai lo diranno naturalmente non i costituzionalisti, che in questi anni abbiamo visto dire molte cose, molto spesso cose così dettate da un furore politico di parte, comprensibile, che però l'unica autorità in grado di decidere queste cose è la Corte Costituzionale. Vedremo se la Corte Costituzionale giudicherà incostituzionale. Io non credo, è semplicemente un decreto che inasprisce certe sanzioni per certi reati che riguardano l'ordine pubblico. Tirare razzi addosso alla polizia, girare con dei caschi, con dei bastoni, non sono cose, diciamo così, approvabili da nessun democratico, e quindi è giusto che ricevano delle sanzioni anche forti. No, parlava così del soccorso in mare, la professoressa sì, quello Urbinati, che riguarda. Si riferiva della Loggia, sì, ieri ospite nostro, il comandante sì. De Falco, che come sì. sa lei è senatore, sì. ma profondo conoscitore, ci ha fatto quasi una lezione dicendo che entra in contrasto con la legge del esatto. mare e ben 4 trattati internazionali, fra cui Montego Bay, sul tema del salvataggio. Benissimo, questo lo deciderà la Corte Costituzionale. Io mi limito a dire che tutte le sanzioni previste per non per il salvataggio, perché questo è, diciamo, innanzitutto, diciamo, bisogna usare parole giuste per definire le cose. Non si punisce in nessun modo chi opera dei salvataggi in mare, ma chi vuole portare con delle navi che hanno salvato le naufraghi, vuole portare in porti italiani questi naufraghi. È molto diverso. Se c'è un diritto internazionale che, diciamo così, obbliga ovviamente al salvataggio dei naufraghi, e prima del diritto internazionale c'è una legge, diciamo così, umana, non c'è nessuna legge che obbliga qualunque Stato a ricevere qualunque nave. Questo è un punto decisivo. Tra l'altro, il decreto stabilisce che la sanzione prevista si applica soltanto quando ci sia il ragionevole sospetto che l'atto del salvataggio e del portare i profughi rappresenti un aiuto all'immigrazione clandestina. È una violazione del testo di legge sull'immigrazione clandestina. 60 secondi di pubblicità e torniamo certo, in diretta al dibattito. Tutti vogliono parlare. 60 secondi pubblicità e poi sentiamo anche Di Battista, perché abbiamo Di Battista in onda, sì, caro Telese. C'è Di Battista. Dai, pubblicità, 60 secondi. Mentre al Papete Beach il ministro Salvini saliva in console, Roberto Alessandro Di Battista presentava il suo ultimo libro alla Versiliana. E non mi danno mai fiducia. Ma nonostante i due, ho criticato molto Salvini, si trovassero su coste opposte, ogni qualvolta che dico una cosa su Salvini, Salvini immediatamente mi risponde. Il pensiero del pentastellato: a me non me ne frega niente dei cocktail che si è fatto in quel locale, che ha fatto il DJ, non me ne frega niente.
andava sempre al vice premier. Io lo critico non sul personale, ma perché distrae. Magari un suo uomo in Russia magari ha fatto chissà che, e lui per distrarre tirerà un peto con l'ascella, e noi a parlare del peto con l'ascella di Salvini. E qualcuno lo giustificherà, dirà: beh, che c'entra, mica un problema, pure da ragazzetto l'ho fatto un peto con l'ascella. Grazie a tutti, buona serata e buona estate. Ha nominato Salvini 11 volte. 11. Raccontate. Eh sì, però Salvini 11 volte sono veramente tante, come mai? È un uomo politico importante, io lo critico, ripeto, politicamente e non personalmente. Ma Di Battista non si è lasciato scappare l'opportunità di nominarlo di nuovo. Salvini non dice mai dove trova i soldi. Io personalmente non sono affatto contrario se fatta bene alla flat tax, per niente. Ma per me a lui non gli interessa farla, gli interessa non farla e dare la colpa a qualcun altro di non farla. Per me, io mi posso sbagliare, però è la mia idea, per me vuole soltanto lucrare e poter dire dopo la finanziaria: l'avete visto, torniamo al voto. Che tutto ecco, quindi ci sta annunciando che sulla manovra salterà il governo. Assolutamente no, io non sto dentro, io non mettete in bocca cose che non ho detto. Io, come ho scritto nel libro, sostengo che Salvini siano mesi che sotto sotto stia cercando pretesti. E quello potrebbe essere un problema. Ogni giorno ne cerca, perché si vede, no? Io questa è la mia idea da cittadino. E mi dispiace. Ritenevo che la Lega fosse molto di più, diciamo, contro determinati giochi di potere, molto di più contro un determinato sistema. Tanti auguri, eh. Allora, abbiamo aggiunto un elemento di racconto importante per capire i grandi protagonisti di questo scenario estivo, però volevo aggiungere qualcosa sul decreto sicurezza bis che ha animato questo studio, anche Alessandro De Angelis. No, io innanzitutto non so se è giusto, diciamo, capo dello Stato fare le sue valutazioni. È ovvio che nel deserto delle opposizioni c'è la tendenza a invocare la figura di Mattarella come capo di un'opposizione politica. Pensaci tu. Come capo di un'opposizione politica o come... No, quindi non firmare. Io so una cosa che mi sembra politicamente rilevante, che quando parliamo di questo decreto sicurezza noi non parliamo di un provvedimento i cui effetti li dovremo scoprire adesso che è stato convertito. Certo. Noi abbiamo visto una potente arma nelle mani del ministro dell'interno già nelle scorse settimane. Cioè, il caso Gregoretti. Più che il caso Sea-Watch e il caso delle altre. Delle Mediterranea. E il tema, se proprio vogliamo fare un tema costituzionale, ecco, è che la sentenza del giudice di Agrigento che revoca il provvedimento che aveva emesso il GIP su Carola. Quella è non solo una sconfitta politica su chi il decreto sicurezza l'aveva già, diciamo, applicato, ma quello pone termini costituzionali, perché quello crea un precedente. Ci saranno altri casi come il giudice di Agrigento? I porti del sud ce ne sarà uno, due, tre giudici di Agrigento? E allora poi è evidente, diciamo, che arriva alla Corte Costituzionale, no? Sul decreto sicurezza. E il senso politico... Parliamoci chiaro, il senso politico di questa storia, su cui 5 Stelle non hanno detto una parola, è che è stata data a Salvini un'arma straordinaria per le sue sceneggiate nei confronti dell'ONG. Io su questo non sono molto d'accordo col professor Della Loggia, perché Salvini che cosa sta facendo? Salvini prima strilla: noi chiudiamo il mare, non sbarcherà nessuno. Poi, siccome è del tutto evidente che quelli che tu soccorri per metterli in sicurezza li devi far sbarcare, poi di molti si perdono le tracce, come è avvenuto nel caso della Diciotti, no? Che dopo che sono stati sequestrati in mare sono arrivati a Rocca di Papa, quelli che Salvini poi ha detto che c'era il pericolo terrorismo, quindi noi, diciamo, abbiamo da Rocca di Papa dato in maniera... dei terroristi a tutta Europa, perché da là sono spaccati. Dicevo, siccome Salvini ha detto che c'erano, sì. No? Ecco. Qual è il punto? Il punto è che la vera politica dell'immigrazione Salvini non la fa, perché è uno che non si presenta ai vertici dell'Europa, non ha cambiato una virgola dell'atteggiamento dell'Europa. Questo De Loggia dice che crea una condizione. Usa queste sceneggiate che però ogni posso banca dire, deve è vero, però qui il punto il punto di dottrina è: questo decreto è compatibile con i trattati e con gli articoli della Costituzione? Questa è la domanda, secondo me, a cui bisogna rispondere. Si può rispondere come il professor De Loggia, si può rispondere in un altro modo. L'esempio che ci faceva De Falco, professore, era molto semplice.
un, togliamo le famigerate ONG, sì, un pescatore che raccoglie dal mare 5 persone trovate su una zattera rischia istantaneamente una multa fino a 1 milione di euro, esatto, e sequestro della barca. Questo sarebbe l'effetto. Poi De Falco aggiunge, no, questo è incompatibile, no, con, scusi, i trattati, e quindi verrebbe dissequestrata quella barca, ma nel frattempo quel pescatore sarebbe rovinato, prendete il caso di Mediterranea, dissequestrata, ma comunque un mese di fermo. Anzi, più di un mese di fermo. Prego, professore. Quindi è una deterrenza. Guardi, credo che... Il pescatore che raccoglie 5 naufraghi, penso che a nessuno verrebbe in mente di pensare che questo rappresenta una violazione del codice sull'immigrazione ed un aiuto alla migrazione clandestina. Il decreto esplicitamente, ripeto, se vuole, guardi, qui c'ho l'estratto della Repubblica che dice... tutte queste pene si applicano se è stato violato il testo unico sull'immigrazione ed è stato compiuto il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È un piccolo pezzo di giornale. Secondo lei un pescatore che porta in Italia delle persone raccolte in mezzo al mare... Quel pescatore, soltanto un demente potrebbe pensare che quel pescatore ha voluto violare la legge sull'immigrazione clandestina. Siccome io penso che i giudici e i procuratori della Repubblica non siano dei dementi, penso che in barba a questo decreto quel pescatore potrebbe benissimo andarsene libero. Allora no, teniamo questo, Urbinati, perché giro la domanda alla professoressa Urbinati. Se è vero, come io penso, il lodo della loggia, la ricostruzione che ha fatto, l'interpretazione che ha dato il professor Galli della loggia, è anche vero che ci troveremo di fronte sicuramente da qui ai prossimi mesi al classico scontro tra l'applicazione del decreto, appunto, fatta dalle procure, appunto, e l'interpretazione del ministro dell'interno. Sì. Io credo che abbia profondamente ragione il professor della loggia, forse se ne rammaricherà. Sì. Però ha centrato il punto, cioè il conflitto al quale noi spesso assistiamo è proprio questo, tra la decisione di un giudice e la risposta del ministro che dice e allora si candidi, un classico conflitto, sì, tra poteri dello Stato. E voglio solo aggiungere una postilla, se vi è sfuggito, per spiegare come la situazione di conflitto che paventava il professor della loggia non è improbabile. Attualmente credo che ci sia sotto processo un armatore, pensate, qui è il caso opposto, Asso, credo, di Napoli, che ha riportato, esatto, le persone raccolte nelle acque, sì, della zona SAR da una sua nave commerciale, non una nave umanitaria, li ha portati in Libia e in questo momento è sotto processo. Quindi tu puoi avere nel vigore di un'unica normativa interpretazioni assolutamente opposte. Qualcuno che è bloccato in un porto perché non può sbarcare le persone che ha soccorso, qualcun altro che è processato perché le ha portate magari a Tripoli. Scusami, in Libia. Che c'è un'agenzia di poco fa, Salvini sta tenendo un comizio ad Arcore, e intanto il Movimento Fonti e il Movimento 5 Stelle, la vedete, l'agenzia è l'ANSA, che l'ha battuta poco fa con le due croci, segno, come dire, dell'importanza della notizia, mentre il governo è riunito a Palazzo Chigi per approvare importanti provvedimenti che daranno sostegno a imprese e lavoratori, come ad esempio il decreto imprese, il ministro Salvini sta facendo un comizio ad Arcore. È assurdo, lo sottolineano fonti del Movimento 5 Stelle. Alessandro, fonti del Movimento 5 Stelle, cosa vuol dire? Casalino? È il grande comunicatore stellato, beh, quello o qualcun altro? Sono tanti abili comunicatori, mi pare. No, però spieghiamo al pubblico, quando un'agenzia importante, cioè quale l'ANSA, si ha la certezza di sa chi è la riporta, fonte, tra virgolette, una dichiarazione, è evidente che questo, come dire, è un messaggio che è stato fatto trapelare dal Movimento 5 Stelle stesso. È evidente che quelli attorno a Conte dicono trapela questo. Allora, professoressa Urbinati, così le ripassiamo la palla, ma non tanto su... Continua. Allora, alla fine di questa... Ma no, ma figuriamoci. Alla fine di questa discussione abbiamo compreso che questo famigerato decreto bis di sicurezza, che si compone di una parte relativa all'immigrazione, di una parte alla sicurezza interna, è in realtà stato concepito, non so quanto intenzionalmente o meno, da parte di Salvini e dei suoi collaboratori,
per generare non una situazione di chiarezza e quindi, ma di conflitto, in modo che in questo conflitto il ministro, cioè il potere politico, possa sempre giocare, diciamo così, di vittimismo o di impossibilità di operare come vorrebbe, perché c'è una legge, una procura, lì o là, che pongono dei veti. Probabile, io non so che cosa ci sia nella mente di Salvini, però quando si trasforma, diciamo, quando si introduce la sanzione, quanti sono i migliaia di euro che vengono richiesti per ogni supposto clandestino, immigrato, diciamo salvato, non mi ricordo, qualche migliaio di euro, per emettere una sanzione occorre che si comprenda che quel fatto sia un reato, altrimenti che sanzione è? Cioè, come non si può mettere una sanzione su un fatto di cui non si sa la sua identità? E quindi con come lo si definisce reato sanzionabile? Da chi viene definito? In quale momento? Se è subito o dopo? E in ogni caso occorre fare un'indagine, occorre che il fatto non sia semplicemente visto, intuito, supposto, ma che sia riconosciuto tale e quindi oggetto di sanzione da un'autorità e secondo delle procedure. Allora, e questo è il problema, cioè com'è possibile? Dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Facciamo chiudere il professor De Loggia, sta dicendo qualcosa in un minuto, però professore, un minuto, non di più. No, ma io semplicemente dico che questa è un articolo di legge, è una legge come tale è applicata non dal ministro Salvini, per fortuna, è applicata dai giudici italiani, dalle procure che istruiranno i processi e poi dai tribunali che dovranno giudicare eventualmente. Quindi, diciamo così, è chiarissimo che tutto poi è affidato, i timori che la professoressa Urbinati esprimeva, ma sono timori evidentemente, diciamo così, di cui non c'è motivo, perché è evidente che come qualsiasi legge sarà applicata dai tribunali che accerteranno i fatti, non è che viene comminata immediatamente da Salvini una sanzione, Salvini va in un porto e chiede 150.000 euro a un povero comandante di pescherecci. Vedremo. Grazie. Non è così. Allora voi restate inchiodati agli schermi. La sanzione sarà da un tribunale della Repubblica. Perché da questo dibattito interessante e scoppiettante sul decreto sicurezza bis passiamo a un dibattito altrettanto interessante in questo scenario di alleanze, su cosa succede nel centrodestra e soprattutto in Forza Italia, uno dei protagonisti qui fra noi fra poco. Beh, Toti, rimane De Angelis con noi, grazie alla professoressa Urbinati, grazie. A Gabriele Della Loggia, pubblicità e in onda grazie continua qui con un altro grande ospite, tra poco. Buonasera, bentornati in onda, in diretta ai grandi protagonisti, a poche ore dalla scissione che ha terremotato il polo di centrodestra all'interno di Forza Italia, e qui il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e lui è l'uomo che in questo momento sta cercando di contarsi, di misurarsi nella sfida anche un po', come dire, fratricida con il suo ex partito. No, guarda Luca, mi consento di darti del tu, certo, perché credo di conoscerti da una ventina d'anni e più, ai noi. Eravamo magri. Questo denota la nostra età, eravamo magri, io avevo capelli neri corvini. Io li ho sempre neri e rimango sempre magro. Bene, tutto questo è molto interessante. Detto questo, Toti ha una cravatta, fra l'altro di Marinella, color arancione, che non è un caso perché è il simbolo del suo nuovo movimento. Ah, sì? No, l'arancione è da sempre il colore del centrodestra civico in Liguria, dai tempi di Biasotti, ereditato da me. È una lunga tradizione che useremo ancora anche per il nostro movimento nazionale. La scissione tecnicamente la puoi definire anche così. Io credo che in realtà sia... Se uno esce da un partito e ne fonda un altro, tecnicamente è una scissione. Non ti voglio correggere quanto a Zingarelli della lingua italiana, ma dico che Forza Italia oggi è in una situazione francamente di esaurimento di se stessa. Quindi io non ritengo essere uscito da Forza Italia un atto di ardimento. Credo che dopo aver detto tante volte ai miei colleghi di partito che occorreva fare delle svolte serie, vere, percepibili a un mondo che non ci riconosce più come interlocutore, alla fine, come dire, abbandonare una situazione che è destinata a schiantarsi se non cambierà, in tutta franchezza, non mi sembra un atto di coraggio, mi sembra, come si dice, un atto di autoconservazione, nella speranza non tanto di salvare me stesso o qualche parlamentare o qualche amministratore, ma di creare un contenitore dove tutti quelli che se ne sono andati dal 2009 a oggi, e sono
10 milioni di elettori, alcune migliaia di amministratori, tanti giovani che se ne stanno andando in queste ore, tanti che li hanno... trova in un posto dove tornare a fare politica in qualche modo e non privare il paese di quella gamba. Senta, moderata. Giuliana, sono... guarda un attimo, anche il braccialetto è color arancione con perline in plastica, è brandizzato tutto. No, questo ce l'hanno regalato una simpatica persona al Teatro Brancaccio quando abbiamo fatto... Questo c'è, è un artigiano di... Non è che devi spogliare i soldi però adesso... Questo, no, ci fermiamo ai braccialetti e alla cravatta no, perché... è un po' curioso. Non è che sono nonostante geloso. L'ora tarda. Questo è un artigiano di Arma di Taggio che fa questi bellissimi braccialetti, ve ne farò avere uno a testa per la trasmissione. Va bene, importante. Potete scegliere anche il colore, non vi costringo l'arancione. Le volevo però chiedere questo e poi passiamo subito a De Angelis. Qui nel nostro studio ci sono due bellissime foto, Toti. Ce n'è una che ritrae lei con il presidente Berlusconi e l'altra con Giuliana, Salvini. Ha questa capacità pittorica, lo vedi, questa è una regia. È la sintesi politica, in mezzo c'è lei che è l'autore del divorzio. Prima le posso chiedere questo, Berlusconi lo ha sentito in queste ultime ore? Ma no, con Berlusconi ci siamo parlati dal 19 di giugno. Guarda che Salvini già guardava il braccialetto, lo vedi? Ma è feticismo del braccialetto il io tuo. Io fossi in lei prenderei Telese come suo biografo ufficiale proprio. Allora con Berlusconi, no, con Berlusconi ci siamo parlati tanto dal 19 di giugno ad oggi, sì. Evidentemente non ci siamo capiti per niente. Ma in questi giorni l'ha sentito? No, in questi giorni io non l'ho più sentito dopo alcune cose che sono successe che mi hanno dato la plastica misura che era impossibile cambiare qualche cosa dentro Forza Italia. Noi siamo stati nominati coordinatori nazionali, io e Mara, il 19 di giugno per andare ad un percorso di primaria e di rinnovamento, poi di fatto si è arenato tutto, addirittura durante l'ultimo tavolo, mentre eravamo ancora in corsa, furono prese decisioni che superavano no, i congressi. Le chiedevamo dal punto di vista umano, visto punto, che lei ha lavorato per 30 anni. Dal punto di vista umano io lo sentirò senza dubbio, ora una ventina magari, Da 20 anni. C'è anche una questione proprio umana. Ma io ho sentito molte persone dell'azienda, ci mancherebbe, sono amici, resteranno amici, ma non c'è nessuna animosità neanche nei confronti di Berlusconi. Se Berlusconi decide che Forza Italia è il suo partito, che lo vuole organizzare come meglio crede, che ritiene che tutto vada bene, che il 6% dei sondaggi, il 5, il 4, quello che sarà, è una cifra che per lui è soddisfacente, ha diritto a farlo. Però noi abbiamo diritto anche a dire a tutti gli altri che c'è un mondo diverso da quello, che si può costruire qualche cosa di diverso. Ho sperato di costruirlo partendo da quel partito, ma io ero stato chiaro fin dall'inizio. Non mi accontento di un 4%, i moderati non possono stare così, le notizie ne è arrivata una molto importante, era attesa per questa sera, avevate sentito anche Celata, allora un'ansa, fondi, Lega, la Cassazione prescrive il reato di truffa per Bossi e Belzito, l'ex tesoriere famoso dei diamanti, ma quest'ultimo, cioè Belzito, resta responsabile di appropriazione indebita. Per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in appello, l'ha deciso la Cassazione che però, attenzione, conferma il sequestro dei 49 milioni alla Lega, mentre cadono le confische di cifre personali. Allora, Toti, ci faccia l'ultima cosa, poi la diamo nelle mani di Iena De Angelis. Ripeta quello che ci sta dicendo dietro le quinte, che è molto succoso e interessante. Tutto questo non sarebbe successo con le nuove norme sulla prescrizione, quindi sarebbe bene che, come dire, prima di votare il Parlamento e anche i partiti di maggioranza si accorgessero di che cosa stanno facendo. Io non so se è giusto o se è sbagliato chi ha preso i soldi. Lo dice in difesa della prescrizione? Non entro nel merito, lo dico in difesa della prescrizione in un paese dove i processi durano 10-15 però anni. Però prima di darla nelle mani del nostro tarantiniano De Angelis, ci dica quella previsione che faceva sul suo movimento e su Forza Italia. No. Perché lei dice, noi prenderemo il 5% e Forza Italia... No, io dico che un sondaggio di una casa di sondaggi molto seria con cui abbiamo lavorato a lungo in queste settimane. Beh, SVG anche, lo possiamo dire. SVG, quello, se volete fare pubblicità gratuita la vostra rete, fate come ritenete. No, fa i sondaggi anche per la Sette. Sì, quindi. Fa sondaggi per voi, fa sondaggi per la Lega, ha fatto sondaggi per Renzi, è un'azienda abbastanza quotata, dice che lo spazio di un movimento politico nuovo che riaggreghi quell'entusiasmo che si è perso in Forza Italia è tra il 3 e il 7%.
E non viene tutto da Forza Italia, viene da un mondo della sanzione che va recuperato. A Forza Italia di questi, secondo me di ruberà qualche punto Forza Italia, perché molte persone ci stanno contattando e stanno venendo con noi, ma non è un nostro obiettivo rubare niente a nessuno. Il nostro obiettivo è capire dove sono finiti e recuperare quei 10 milioni di elettori che oggi Forza Italia non la votano più, non l'hanno votata le politiche, non l'hanno votata le europee, verosimilmente come Einstein e la filosofia occidentale spiega, non la voteranno neanche la prossima volta senza un cambiamento, perché ritenere che cambi il risultato non cambiando l'azione è il primo passo verso la follia. Questo è Einstein, non è certo, Giovanni Toti. De Angelis, De Angelis, il cammino di Toti nella creazione del suo movimento è un cammino che lo indirizza sempre di più tra le braccia di Matteo Salvini, ovviamente. È la collocazione naturale, ma dentro, cioè, alla fine... Io ti devo dire, se non ci conosciamo da 20 anni, ma essendo giornalista... Ecco, adesso poi arrivano le scudisciate. Devo fare una battuta a Giovanni, che adesso ha detto, ho preso atto che Berlusconi non vuole fare un percorso di rinnovamento, un percorso democratico, che suona un po' come scoprire l'acqua calda, diciamo, no? Perché, perché Berlusconi concepisce, ha sempre concepito quelli attorno... Aveva aperto alle primarie, mai convintamente. E Berlusconi concepisce... Diciamo che il malizioso De Angelis non ci ha creduto, no, e in buona fede noi ci abbiamo creduto. Aveva aperto alle primarie con Alfano e poi si è vista come è andata a finire. Cioè, Berlusconi concepisce i coordinatori del suo partito come dei maggiordomi, diciamo. E ora non si sono mai viste le primarie per eleggere un maggiordomo. Ecco, oh, i maggiordomi si assumono e si licenziano. Conviene un'agenzia di lavoro interinale, costa meno. E io dico questo a Giovanni, perché io credo che era nelle cose, era scontato che poi se ne dovesse andare. Secondo me questa scissione è arrivata un po' tardi, quando Salvini ormai ambisce ai numeri, come certificato dagli europei, di andare da solo. Quindi io non lo so se si fa qualcosa così. La prima domanda che ti volevo fare però è questa, per chiudere il quadro della scissione. Tu te ne sei andato. Domani ci sono dei parlamentari e dei senatori che hanno annunciato una conferenza stampa, no? Quindi in quanti se ne vanno domani da Forza Italia? Ecco. Allora, il percorso è questo, così ve lo spiego in 30 secondi. In realtà domani noi creiamo un comitato promotore aperto per la nascita di Cambiamo, che sarà il movimento in cui cercheremo poi di costruire un percorso politico con un grande tour a settembre-ottobre nei territori. Chi lo finanzia il movimento? Ci sono parlamentari, tante persone che ci sono vicini. Al momento, per la verità, abbiamo speso pochi euro, può darmi 5 euro anche lei, cioè abbiamo speso qualche cena pagata alla Romana. Questi parlamentari escono da Forza Italia domani con te? Questi parlamentari domani si iscrivono a un comitato promotore per la nascita di un movimento diverso e fondano un nuovo gruppo. Sceglieranno quando un nuovo gruppo. Al momento non abbiamo ancora stabilito di scegliere. Io credo che il gruppo parlamentare andrà fatto durante un percorso che coinvolga anche i territori. Quello che non voglio che non accada... parliamo in politichese. Allora, se escono da Forza Italia, come possono restare dentro il gruppo di Forza Italia? Sto dicendo una cosa molto banale. Io credo che prima o poi si arriverà ai gruppi. Quando dico prima o poi, siamo all'agosto, non credo credo a settembre, perché il Parlamento oggi chiude evidentemente, ma l'unica cosa che non voglio è che la gente a casa e tutti i nostri militanti, tutti i nostri simpatizzanti pensino ad un'operazione di palazzo. Quindi io non ho chiesto di reclutare parlamentari, non ho fatto colloqui con i parlamentari. E se saranno cacciati? Ho detto solo che partono, se saranno cacciati. Si aspetta che siano cacciati? Bontà loro, ma no, non credo. Francamente, certo che si sta andando da un'altra parte, quindi è una questione temporale. C'è un punto che mi preme. Io il 2 sarò a Matera, la settimana dopo sarò in Campania, poi sarò in Calabria, poi sarò in Sicilia, poi sarò in Veneto, in Lombardia. A me interessa aggregare chi oggi non sta in Parlamento, chi oggi non occupa un posto, perché quelle persone hanno un percorso come anche il mio politico già maturo, poi ce ne sono di diversi, ma ci sono. Allora ci dobbiamo fermare per un tassativo, Toti sa cosa significa, però dopo abbiamo le domande di Angelis e la domanda delle 100 pistole. Si alleerà con Salvini questo movimento e Forza Italia in quel caso non si alleerà? Lo vediamo dopo la pubblicità. Allora, per capire e per orizzontarci in questo piccolo Big Bang che riguarda il centrodestra, ci vuole necessariamente un momento Sappino.
Ho scelto di scendere in campo. Forza Italia nasce il 18 gennaio 1994, a soli 2 mesi dalle elezioni. Complice anche, si disse, una giacca troppo prima Repubblica, scelta da Achille Occhetto per il confronto TV, fu un successo. Il simbolo di Forza Italia porta Berlusconi a Palazzo Chigi per 3 governi, tra una campanella e l'altra. Ma quando poi l'Italia sogna il modello maggioritario e a sinistra nasce il PD, Berlusconi, e il 18 novembre 2007, si gioca un colpo di teatro. Adesso è importante dare vita a questa nuova creatura che sarà la protagonista della libertà e della democrazia nei prossimi decenni. Berlusconi fa tutto di testa sua. Gli alleati non sanno nulla del partito unitario, Fini in primis, ma d'altronde con l'ex AN forse era scritto dovesse finire così. Le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. Oggettine, scissioni, spread, per Berlusconi sono gli anni più duri. Ma è proprio nel momento del bisogno, siamo a novembre 2013, che Forza Italia risorge, ma siccome il leader è anziano, torna anche l'eterno tema della successione. Archiviati gli altri pretendenti, non si esclude quella dinastica. Mia figlia farà quello che le sembrerà giusto, io la sconsiglierò sempre di cambiare quello che sta facendo molto bene ora. Nel 2018 Berlusconi è incandidabile, ma comunque ottimista. Noi ci presenteremo con l'assoluta intenzione di vincere le elezioni. La sorpresa sarà amara. La Lega di Matteo Salvini lo sorpassa ed è forse l'inizio di un'agonia. Lo strappo con l'ultimo dei delfini traditi, Giovanni Toti, è nelle cose. Guardi, non è vero, mi permetto di correggere, che io non abbia mai scelto un delfino. E che se li ha mangiati, diciamo. Che si sono presentati e alla fine si sono rivelati delle sardine. Allora, i delfini si sono... Salmoni dal colore della cravatta. Ma questo è il colore sardine. Che secondo Marinella è quest'anno color rappresenta la fine della crisi. Però, è il color salmone che vanno in branco, che è una bella cosa, contrario. Cambiamo, si fa insieme, e magari talvolta controcorrente. Moto controcorrente. Però rimane la questione, cioè... La grandezza, anche se vogliamo, di Silvio Berlusconi è stata quella di creare il voto moderato di centrodestra. Sappiamo perché, non vogliamo tornare sui fatti storici, ma rimaniamo all'attualità. Oggi viviamo un momento in cui noi abbiamo da una parte la Lega e dall'altra parte Fratelli d'Italia, che sono la destra del paese. Non metto aggettivi, estrema destra, ultradestra, la destra del paese. Sì, ha ragione. Toti si candida a fa cusè, come direbbero a Milano, cioè a fare l'appendice della destra, no, o a creare il polo dei moderati? Ma le appendici le decidono gli elettori, non si decidono noi a tavolino. Chiederemo il voto agli elettori come abbiamo sempre fatto, dopodiché vedremo cosa sceglieranno. Io dico una cosa molto banale, la Lega ha un grande successo oggi anche in assenza di alternative, dato dalle sue politiche su immigrazione e sicurezza, dove Salvini forse è stato il ministro più concludente di questo governo. Giorgia Meloni con fatica ha costruito un partito su cui tanti non scommettevano e che oggi è una realtà invece nel paese. A questo centrodestra, a cui io ancora credo, ed è una delle ragioni per cui quando sento parlare di Altra Italia, di centrino, vedo nostri deputati sulle barche degli immigrati, francamente mi viene l'orticaria, credo che però perché manchi... Perché non la cita? Sembra uno sgarbo, lei sta parlando della di Stefania, capisco tutto, però insomma sono cose che anche se uno le fa col cuore, diciamo così, creano confusione nell'opinione pubblica. Lei era un socialista, attento ai diritti, alle garanzie. Ma io sono attentissimo... Adesso, non può andare a controllare. Io sono attentissimo ai diritti e alle garanzie, ma quando il diritto di ispezione di un parlamentare assomiglia a una provocazione a quello che è il tuo principale alleato, in tutta franchezza, in tutta Italia. Allora, chi quando la contraddistingue da Salvini? Allora, ma poi sentiamo anche le altre. Io credo che in questo... Le differenze tra lei e Salvini, quali sono? Io credo che in questo centrodestra manchi completamente una sensibilità e una cultura che Forza Italia e il PDL hanno rappresentato per anni. Cioè tutto quel mondo che si sveglia e lavora, che non crede al declino, che crede nell'impresa, che non crede a uno statalismo che talvolta vedo un po' accentrato anche nella Lega, che pure ha ripreso la battaglia delle autonomie, che crede nella riduzione delle tasse, del cuneo fiscale, che crede nelle grandi opere, nella modernizzazione del paese, che crede anche di poter cambiare l'Europa senza sfasciarla, che crede nell'alleanza atlantica e nel rapporto privilegiato con gli Stati Uniti. Cioè tutta questa roba qua
o la vedo sfumata o addirittura non la vedo. Questo non vuol dire che io sono di centrodestra e voglio governare con Lega e Fratelli d'Italia, ma anche se la Lega avesse i numeri, e non è scontato, per governare da sola, credo che farebbe un danno a se stesso e al Paese, perché queste sensibilità e culture di governo servono al Paese più che ai numeri in Parlamento. È giusto avere un governo dove tutte queste sensibilità sono rappresentate a pieno. La Lega si è intestata una battaglia su sicurezza, ordine e difesa dei confini, sacrosanta dopo anni di lassismo. E è bene che lo faccia. Più timida è stata sulla TAV, anche se poi ci ha fatto una battaglia. Certamente è più timida in generale sugli investimenti. Non ha una dottrina economica che mi convince fino in fondo. Sul tema delle concessioni di autostrade, dove ad esempio credo di aver detto delle cose sensate, che i processi si fanno in tribunale e che è inutile massacrare società quotate dove ci sono anche i miei, i suoi e i soldi della mamma e della nonna di Telese e di De Angelis, ho visto una timidezza in quel partito. Allora, si può governare insieme, ognuno rappresentando la sua cultura e la propria sensibilità. Credo faccia sinceramente Alessandro, bene anche una cattiveria, però una cosa molto cattiva, dura, dirompente. Ci sta pensando da un quarto d'ora. No, a me la parola moderati fa venire l'itterizia, come l'avete declinata. Infatti, fa venire l'itterizia. Innanzitutto perché diciamo, si basa, secondo me, su un assunto discutibile che Berlusconi è stato moderato. Però non voglio aprire un dibattito... Dibattito storico. Berlusconi ha rappresentato i moderati Berlusconi, non essendolo, ma allora, ha avuto meriti, ha avuto meriti straordinari. Ora non banalizziamo. Ha contribuito a trasformare. Posso parlare? No, perché vorrei dire una cosa. Diciamo una cosa. Berlusconi non è, innanzitutto, Berlusconi non è moderato, è stato moderato ed estremista a seconda, diciamo, delle convenienze del momento, no? Cioè, uno che sostiene il governo Monti, tranne poi dire. E tirarlo giù dopo, rielegge Napolitano, tranne poi dire che Napolitano è un golpista, cioè ha fatto scelte, cioè, ha rappresentato l'interclassismo che c'è in questo paese, in cui c'era quello che Toti chiama moderati, cioè il ceto medio, la media borghesia, oltre a grandi masse popolari. Ora io credo che la storia abbia voltato pagina, certamente dal punto di vista politico il berlusconismo, no? Ma sembrano preistoria quelle immagini che avete mandato prima, ma anche dal punto di vista sociale della morfologia del paese. I moderati non ci sono più, perché la crisi, come è accaduto, ha radicalizzato lo scenario politico, ha massacrato il ceto medio, e il ceto medio arrabbiato, no, si è affidato ai partiti che esprimevano la rabbia, no? Quindi secondo me questo è il punto. Infatti la domanda è lo spazio sociale di questo tentativo. Perché se tu vedi le ultime elezioni, i cosiddetti moderati di cui parlavamo, quelli là, sostanzialmente votano PD, no? Perché quando il PD è il primo partito ai Parioli, nei centri storici, ed è diventato quello che chiama il partito delle ZTL, lui ti ha occupato quello spazio, no? Quindi lo spazio sociale è tuo. Lo spazio è esattamente da coloro che hanno creduto in Berlusconi e oggi hanno perduto quella fiducia, che hanno creduto pure in Renzi, che è arrivato a rappresentare il 41% del paese. È il modo per cui il centrodestra di questo paese non diventi solo il rappresentante di un'area geografica, cioè della periferia del paese, sia totalmente assente invece dalle città, perché è vero quello che ha detto lei, non lo riscontriamo solamente qua, lo riscontriamo nella Brexit inglese, dove Londra ha votato in un modo e le campagne hanno votato in un altro, e all'interno dei conservatori vi sono tutte e due queste tendenze ben rappresentate. Allora io credo che al centro-destra oggi manchi quel pezzo lì, e noi ci candidiamo a rappresentarlo, perché è giusto che... Faccio un'altra domanda. Ultima, perché poi dobbiamo voltare pagina con altri due ospiti. Un pezzo del vostro elettorato è stato già prosciugato da Salvini. Abbondante. Quest'anno c'è stata una grandissima, e il dato, esatto, politico di quest'anno è che di fatto Salvini è riuscito. Cioè, però Salvini non si è preso un pezzo del ceto politico in uscita anche alla ricerca di sopravvivenza che cerca di salvarsi, perché Salvini lo considera una zavorra. Il rischio che hai è quello di diventare il luogo su cui cerca, diciamo, no, una salvezza tutto, no, un ceto politico, che se no non rientra più. No, non è mia intenzione fare la zattera della Medusa, non l'ho fatto in Liguria, dove abbiamo costruito un'esperienza politica, dove abbiamo rinnovato totalmente la classe dirigente di quella regione. Oggi nella regione con l'anzianità più alta d'Italia abbiamo la giunta con l'età media più giovane d'Italia. Io non escludo nessuno, chi vuol collaborare, parlamentari di vecchio corso, nuovi, però deve essere chiaro
che si riparte tutti dalla stessa linea del via. Senza colonnelli. Senza la colonnelli domanda del 100 pistole è: se c'è il partito di Toti nell'alleanza, eccola, guardate, nel poletto, nel polo sovranista, c'è spazio anche per Forza Italia? Vedremo cosa decide di fare Forza Italia. Io sono per aggregare, non escludo nessuno, ci mancherebbe altro che si ponessero veti. Sto lavorando per cercare di allargare Forza Italia. Vedremo. Secondo lei potrebbe non essere. Scusa, no. Che domanda è? No, rispondi alla domanda. È ovvio no. Che non ci sta Forza Italia. È ovvio. Scusa. Innanzitutto perché Salvini non ha più bisogno di Berlusconi. E lui ha fatto tutta questa operazione, poi che fa di votare in Berlusconi. Io ho letto che lancerà Forza Italia. Allora, l'altro, io facevo questa domanda per avere questa risposta. Voi siete non rida, voi siete persone, sta ridendo, voi siete persone che superano la malizia verso la cattiveria. Sì, su questo concordo. Dopodiché, da un punto di vista squisitamente politico, io ho letto del lancio dell'Altra Italia, che è una sorta di contenitore di centro equivicino o equidistante dai poli della destra. Quindi dice, non ci sta qua, in questa foto non c'è spazio. Cosa vorranno fare? Se riguarda da Toti... Tutti dentro. Grazie per essere stato con noi. Dobbiamo lanciare, non Forza Italia, e il suo movimento l'hai lanciato benissimo, ma dobbiamo lanciare, prima di presentare gli altri grandi ospiti che sono con noi e salutare, non liquidare, De Angelis, dobbiamo farvi vedere questo bel servizio che ci riporta dritti dritti al tema della libertà e di stampa. E lo commenteremo con, no? Con un grande ritorno in televisione. Il dottor Caselli, che dopo... lungo tempo ci concede questa bella partecipazione in diretta in onda. Allora, i politici non amano le domande, in particolare quelle scomode. Salvini ha un metodo tutto suo per dribblare le questioni un po' scomode. Vediamo. Ministro, sono Giorgio Mottola di Report. Che cosa si è detto con Salvini il 17 ottobre? Siamo al 3 agosto, amico mio. Ci sono altre domande? Però siamo anche a un'inchiesta internazionale. L'inchiesta va avanti. Ha mentito, scusatamente, ministro. Amico mio, siamo al 3 agosto. Lei, ministro, ha mentito pubblicamente. Ha detto che non sapeva. Sei maleducato. Che fosse... Lei non... C'è un'inchiesta, lascia lavorare i giudici. Conte è venuto a riferire. I tuoi colleghi ti direbbero, fai fare le domande anche loro. Guarda che si stanno. Va bene. Grazie. E allora. Andrò a confessarmi. Scusa, posso rispondere a lei che è più educata di te? Amico mio, non puoi esagerare. Ci sono i tuoi colleghi che si sono... Allora, è con noi il dottor Giancarlo Caselli, ex magistrato. Grande ritorno. Magistrati si rimane sempre. Buonasera, dottor Caselli, e grazie per essere con noi. Grande uomo di legge. Buonasera a voi, grazie. Che ci aiuterà in questa fase a capire, a entrare nel... Vabbè, una riserva della Repubblica, possibile Presidente della Repubblica. Possibile Presidente della... Ma certo. Con questa maggioranza sicuramente. Come questi vini che valgono un sacco e di soldi. Claudio Fusani... Che vi fermate a questo? Non si preoccupi. Claudia Fusani, buonasera. Grande giornalista parlamentare non solo. Allora, da dove partiamo? C'è la Fusani che vuole dire io difendo Salvini, sono rimasto spiazzato. Ma tanto abbiamo tempo, no? No, commentiamo l'ora. Siamo usciti l'abbiamo da questo appena io lo difendo in questo, è una delle poche cose in cui lo difendo, perché comunque, allora, innanzitutto uno che parla 20 volte al giorno, quando arrivi alla sesta volta è chiaro che sei nervoso, per cui non c'hai più voglia di rispondere. Però io devo dire che per quello che mi è capitato, lui ha sempre risposto, poi risponde come vuole, però non è uno che disdegna la domanda scomoda, se la fa fare cerca di rispondere a modo suo. Altri, per esempio, con altre formazioni politiche ci sono state molte più difficoltà, nel senso non ti danno neanche l'opportunità di fare una domanda. Lui è talmente sempre presente con le domande. Oggi ha fatto due conferenze stampa dal Viminale, due, una a fine mattinata e una alle 6 del pomeriggio. Cioè uno continuamente con i microfoni, eccetera. Se qualche volta svicola, secondo me non è un... Lupus in fabula, ecco, da Arcore, dove comizia nel luogo storico del berlusconismo... Dice, non mi cambia la vita la sentenza sui 49 milioni di cui in diretta vi abbiamo dato notizia poco fa. Ma io volevo subito coinvolgere il dottor Caselli chiedendogli che idea si è fatto da uomo di legge che conosce perfettamente i problemi di integrazione fra diversi codici del decreto sicurezza bis. Vorrei cominciare con alcune considerazioni, diciamo così, di carattere generale.
Il problema dei problemi oggi, secondo me, è che i problemi vengono individuati, poi trattati e successivamente risolti, decisi, o pseudo risolti, pseudo decisi, con uno sganciamento dalla realtà. Qualcuno ha parlato di dimissioni dalla realtà. Il problema dei decreti di sicurezza rientra in questa categoria, perché i dati, attenzione, cominciamo col dire che il problema dell'immigrazione in passato è stato sicuramente sottovalutato o trattato con una certa sufficienza, supponenza, e quindi, salvo un ultimo periodo, senza soluzioni accettabili o prospettive di soluzioni. Quindi che ci siano tante cose da fare per governare un problema che altrimenti rischia di scoppiarci tra le mani è fuori discussione, ma tra governare un problema e scegliere delle strade che significano rinunziare a quella umanità, a quella pietas, come si diceva una volta, che fanno parte della civiltà, fanno parte della nostra storia, fanno parte dell'essenza stessa della natura umana, ecco, ci passa un mare, ci passa assolutamente un mare. E perché la dimissione dalla realtà? Perché i dati relativi all'immigrazione, quelli ufficiali del Ministero degli Interni, sono piuttosto bassi, a parte il fatto che prima erano, non ricordo più quanti, e poi diventano soltanto più 90.000. Mentre invece la cosiddetta percezione soggettiva, collettiva, come sì, valutata per esempio da ricerche XE, è spaventosa. Chi parla di 1 milione e più di migranti clandestini che approdano sulle nostre coste, chi un po' più tranquillo ma pur sempre fuori dalla realtà parla di 600-800 mila. Attenzione allora, c'è una percezione collettiva che è sbagliata in partenza, che è stata enfatizzata successivamente, ed è su questo che si costruisce qualcosa che non ha troppi agganci con la realtà. Perché si finisce per parlare sostanzialmente, anche se le parole sono diverse, di difesa del patrio suolo, una sorta di concezione tribale, difesa del patrio suolo contro orde di invasori, che poi sono questi miserabili, lo dico con tutto il rispetto che queste persone stanche, affamate, che cercano la sopravvivenza, meritano. La difesa del suolo patrio, è stato invocato l'articolo 52 della Costituzione che parla di guerra, non ci sono minacce di orde di invasori che calpestino il nostro sacro suolo. C'è un problema, un grave problema, che però non può essere affrontato se non nella sua complessità, cercando delle soluzioni che tengano conto anche dell'umanità. Allora, Fusani... E questo... Sì, sì, finisca, prego, scusi. No, volevo dire, questo problema delle dimissioni dalla realtà è un po' il problema dei problemi, ripeto, perché, per esempio, riguarda il TAV, il treno ad alta velocità. Sì. Relativamente al quale io vorrei fare una piccola premessa. Stesso buco, stessa montagna, stessi problemi di utilità, costi, impatto ambientale tra Italia e Francia. In Francia tutto fila liscio, nel nostro paese invece abbiamo avuto anche momenti di forte tensione, certo, e di ricorso alla violenza da parte di una minoranza, ma questo c'è indubbiamente stato. Allora, questa differenza come si spiega? Si spiega col fatto che soltanto in Italia, soltanto nel nostro paese, non è più stato da un certo tempo a questa parte un problema reale, tecnico, di infrastrutture, ma è diventato un totem, un tabù, un fantasma ideologico. E domani c'è l'atto finale o un atto successivo di quello che sto dicendo. In Senato
quando il Presidente del Consiglio Conte ha detto abbia torto o abbia ragione, è il Presidente del Consiglio che parla, costa più non farla quest'opera che andare avanti, e il ministro competente, Toninelli, non firmando ma facendo firmare qualcuno del suo ministero, manda avanti sostanzialmente i lavori. Domani in Senato, cos'è, una grande messa in scena? Lo sganciamento dalla realtà, qualcosa che muove lunghi binari suoi propri. Allora, tanti temi toccati. Il problema di dimissione dalla realtà. Tanti temi toccati, credo che Claudio Fusani però dovrebbe partire forse da queste considerazioni, poi seguendo il filo che vuole, perché non tutti sanno che Caselli, come capo della Procura di Torino, ha dovuto confrontarsi con quelle manifestazioni di illegalità che hanno portato al taglio della recinzione, è stato minacciato firmò più i provvedimenti cautelari, certo. Fu considerato un repressore, lui che ha difeso la Costituzione contro tutte le mafie e tutte le criminalità. Ma perché questo appartiene... Io seguo un po' il discorso che stava facendo il procuratore Caselli, se mi permetto, ovviamente in maniera più bassa, però tutto questo io lo chiamo propaganda. Cioè, questi temi che diventano a un certo punto ossessivi, come dire, è come se alcune persone che, è come se per alcune persone alcuni temi diventassero questioni di vita o di morte, tanto che non sono più in grado di ragionare come certe questioni cambiano nel corso del tempo, perché il percorso, io continuo a chiamarla la TAV perché per me è l'alta velocità, comunque quel percorso, quel progetto è stato modificato, è stato cambiato, sono stati abbassati i costi, è stato limitato, quindi c'è un'ossessione, come se fosse una bandiera, le persone, certo, rimangono attaccate a delle bandiere. L'ha chiamato un feticcio ormai, e questo appartiene un po', forse anche dopo, non voglio allargare, però insomma, cioè come si siamo oggi, quanto siamo soli, le nostre solitudini, il bisogno che abbiamo di attaccarci ad alcune bandiere. E sempre nel discorso della propaganda sono i due decreti sicurezza. Faccio degli esempi. Il primo decreto sicurezza, che ha tolto quella forma di assistenza che si chiamavano SPRAR, che cosa ha prodotto? Ha prodotto persone che sono circa 6.000 ormai, assistenza agli immigrati, che ormai sono sempre in Italia, e però non sono più in questi circuiti, per cui non avevano un posto da dormire, culturale, l'accompagnamento all'apprendimento della lingua, un tetto per dormire, per cui adesso li trovi per strada a dormire per strada, e questo crea disagio, questo dà la percezione delle persone per cui si sentono insicure. Allora, questi decreti, posso fare vari esempi, articolo per articolo, sia del decreto sicurezza 1 che del decreto sicurezza 2, spostano i problemi, ma non li risolvono, perché i problemi vengono continuamente spostati. Allora, così come un problema spostato, questo, per cui le persone restano in Italia, ma non sanno più dove andare. Facciamo un altro esempio. Per seguire la metafora di Caselli, esatto, noi ci dimettiamo dalla realtà, ma la realtà non si dimette. Ma la realtà la realtà è lì, è la realtà con cui dobbiamo fare i conti, non lo facciamo magari non i nostri occhi, ma gli occhi di qualcun altro. Per cui, per esempio, la polizia, di cui Salvini si vanta di essere il grande benefattore e difensore, la polizia ha molti problemi, perché poi loro stanno in strada, loro devono risolvere queste situazioni che vengono continuamente messe sotto il tappeto, poi qualcuno alza il tappeto e il problema riemerge. Dunque questo io lo chiamerei in un modo solo propaganda, la propaganda ci scolla dalla realtà. Allora, purtroppo, Fusani, andiamo, visto che hai evocato la vicenda Salvini, la vicenda della moto d'acqua, il capo della polizia, sentiamo che cosa ha detto il capo della polizia proprio su quella vicenda, perché noi siamo partiti dalla domanda che i cronisti hanno provato a fare più volte al ministro e che lui ha deviato, ma le parole del capo della polizia diventano interessanti. Vai. La vicenda dell'acqua scooter onestamente mi sembra una cosa un po' amplificata, peraltro vi potrei portare decine di immagini di nostri mezzi che vengono utilizzati da ragazzini, e quindi questo mi interessa il giusto. Mi preoccupa di più, e su questo ho chiesto un approfondimento, è che quando c'è una limitazione al diritto di cronaca, quando si impedisce a un giornalista di fare il suo lavoro, questo mi preoccupa di più.
Quindi, come vedi, Gabrielli incarna proprio quello che io dissi questa sera, una sciocchezza, la moto d'acqua, una cosa molto grave, il tentativo di limitare l'attività di un giornalista. Però volevo chiedere a Caselli, da uomo di legge, da uomo delle istituzioni, che idea si è fatto di questa dialettica, di quel caso e di tutto il clamore che ne è sorto? Oh, innanzitutto consentitemi di fare un passo indietro. Sì. Magari per alleggerire un po' questo nostro confronto. Le minacce, quando come procuratore della Repubblica di Torino dovevo occuparmi, facendo il mio dovere, anche delle violenze di alcuni notav. Sui muri di Torino, e non soltanto di Torino, hanno scritto di tutto. Caselli boia, Caselli torturatore, Caselli fascista, Caselli farai la fine di Moro, Caselli come Ramelli, Caselli ti ruberemo la salma in ricordo di Mai Buongiorno, oppure una sorta di giochino tipo Settimana Enigmistica, Caselli t'avviteremo. Dico sempre, meno male che non hanno anche scritto, non si sono permessi di scrivere, Caselli Juventino, perché per me, tifosissimo del Toro, questo sarebbe stato assolutamente intollerabile. Non siamo drammatico. Arrivati a tanto, per fortuna. È nella rete giusta, diciamo. Buona questa. Ottima questa. I magistrati anche in pensione hanno la brutta abitudine o l'abitudine di distribuire pagelle. E Claudia Fusani ha assolutamente ragione, interpretando tutto nella chiave della parola propaganda. Dimissione dalla realtà è sinonimo di propaganda. La propaganda non è mai veritiera, non è mai verosimile, è propaganda, deve esagerare, deve spararle grosse e via seguitando. Quindi questa lettura di Claudia Fusani mi trova assolutamente d'accordo. Ancora per quanto riguarda il TAV, io volevo ricordare un dato che Ilvo Diamanti ha esposto, documentato recentemente su Repubblica. Il 70% degli italiani è favorevole alla realizzazione dell'opera. Allora anche qui, dimissione della realtà, quando parliamo di un qualche cosa o si parla di un qualche cosa che è voluto dalla stragrande, neanche in Val di Susa secondo me sono la maggior, ma lasciamo perdere il TAV, ne abbiamo già parlato abbastanza. Ancora una volta Claudia Fusani ha ragione quando dice che il primo decreto sicurezza, con tutte le migliori intenzioni di questo mondo a voler essere davvero benevoli, finisce per essere controproducente. Ha aumentato il numero dei cosiddetti invisibili, calcoli ufficiali di istituti di ricerca scientifica assolutamente ineccepibili, hanno detto che nel 2020 ci sarà il 20% in più di invisibili, cioè di soggetti che, essendo stato fuori dalla legalità, quantomeno fatto evaporare l'istituto del soggiorno per motivi umanitari, vengono sbattuti per strada dalla sera alla mattina, loro le famiglie, e Dio solo sa, lo ha ricordato Claudia Fusani, dove finiscono. Diventano invisibili e molti di loro o lavoro nero, che è già una brutta cosa, oppure qualcosa di peggio del lavoro nero che è appunto controproducente rispetto alle esigenze di sicurezza. Allora, ma soprattutto, ecco, propaganda. Volevo introdurre un piccolo elemento, cioè Salvini disse in campagna elettorale, legittimo, non legittimo, riporteremo a casa 600.000 persone. Lei è un numero che ricordava prima, poi sono diventate queste 600.000, sono diventate 90.000, come stava ricordando prima. Il punto è che invece su quello non sta succedendo nulla, perché, voglio dire, è una scelta politica, io la rispetto, non la condivido, ma la rispetto. La scelta politica è che chi non può stare qui deve andare via, tornare a casa. Ma questo non sta succedendo, quindi tu continui, per farti bello, in nome di questa propaganda che continua a gonfiare, a dire io non faccio arrivare, io ho chiuso i circuiti di assistenza, e le persone rimangono qua. Questo è il fatto criminogeno che si sta creando con questi decreti di sicurezza. E anche il secondo otterrà lo stesso risultato, perché... Ci metto troppo a dirlo. No, insomma, ma possiamo girare una domanda ci fermiamo per la pubblicità, perché siamo al limite, pochi secondi, e poi torniamo chiedendo anche a Caselli cosa pensi della riforma del processo penale.
Qualche istante, caro David. Poi siamo... Eccoci qua di nuovo, effetti speciali. di nuovo in diretta con Giancarlo Caselli e Claudia Fusani, ma il nostro Luca Sappino ci fa il punto su una questione fondamentale che oggi Caselli ha scritto sul Fatto Quotidiano. Sì, Davide, io voglio farvi il punto su quelle che sono le manovre di Palazzo e fare un po' un punto storico. Questo che vi faccio vedere è Giulio Andreotti che giura nelle mani di Leone, è il governo Andreotti 4 e questo governo finirà proprio per volere di Andreotti con una manovra ad effetti speciali. Lui chiederà a Ignazio Senese, un suo fidatissimo senatore, di far finire quell'esperienza con un voto fingendosi franco tiratore. In realtà ci sono altri casi di manovre eclatanti e spesso si dà la colpa ad altri partiti. Per restare nell'ambito della Prima Repubblica c'è il governo De Mita. Il governo finisce formalmente per volere di Craxi, il Partito Socialista. In realtà a decretare la fine di quell'esperienza di governo è stata una cena sull'Appia Antica a casa di Cirino Pomicino, che infatti in questa immagine, in questo strappo, la dichiarazione ci ha lasciato oggi. Dice: io smonto la sera a cena ciò che tu monti la mattina a colazione. Così Pomicino dice a De Mita. In quella cena con Andreotti, Forlani decide che il governo De Mita deve finire. Ma insomma, i vecchi volponi del Parlamento danno il meglio di loro quando c'è da eleggere un Presidente della Repubblica. Vi faccio due esempi. Il primo, 1971, il candidato ufficiale della DC è Fanfani, uomo non altissimo, 1,63 m. Questo ci regala un momento di, per carità, solenne ironia. Qualcuno nell'urna si prende la libertà di scrivere: nano maledetto, non sarai mai eletto. Ovviamente la battuta finisce in tutte le vignette, questa è quella di lotta continua. 1992, altro candidato silurato, il candidato ufficiale della DC in quel caso è Forlani. Tale è la paura delle manovre dietro le quinte, degli intrighi di Palazzo, che quando Oscar Luigi Scalfaro, che poi diventa presidente, introduce quelli che sono i catafalchi, queste cabine elettorali chiuse che rendono davvero segreto il voto, Forlani rinuncia. Meglio non sfidare i franchi tiratori. Ma insomma, quando parliamo di manovre di Palazzo, la verità non è mai quella che appare. Chi fece cadere il governo Prodi nel 1998? Ovviamente Fausto Bertinotti, Rifondazione Comunista, ma la realtà spesso si arricchisce di particolari. Dopo due anni, tre anni, Franco Marini aggiunge un altro pezzo di verità e dice: fummo io e D'Alema, complottammo contro Prodi. In questa intervista peraltro c'è una massima bellissima. Franco Marini dice: in politica non esistono peccati. Prodi fu protagonista di un'altra manovra di Palazzo, quella dei 101, stiamo ancora cercando di capire chi è il padre dei 101, i renziani respingono l'accusa, ma insomma le manovre di Palazzo vengono anche evocate spesso a sproposito. Un precedente molto recente è quello di Luigi Di Maio, che direte, vi ricorderete, è andato da Bruno Vespa a denunciare una manina che voleva mettere in crisi il governo inserendo un condone fiscale. Neanche il tempo di finire la diretta e la manina era sparita perché il Quirinale aveva smentito la notizia, ma insomma il tutto risultava molto credibile perché d'altronde siamo il Parlamento delle manovre dietro le quinte. Allora, tutto questo per solleticare la vostra attenzione in questa staffetta di stasera sul tema di cui parleremo dopo, che sono i complotti di Palazzo. Ma sul voto della TAV. Sul voto della TAV, ovviamente, il voto di domani potrebbe decidere molto. Ma avevamo interrotto, per tenervi con un filo di suspense, il collegamento con Giancarlo Caselli per chiedergli invece come pensa e che cosa pensa che produrrà la riforma che Bonafede ha qui illustrato due volte e che secondo lui taglierà i tempi di percorrenza del processo. Vorrei cominciare dicendo che io ho vissuto 50 anni sostanzialmente di magistratura e un momento così basso, per così dire, come questo non me lo ricordo. La giustizia in generale è in crisi perché i processi non finiscono mai e perché costano troppo. E poi c'è lo scandalo che ha travolto, e speriamo che l'invito del Capo dello Stato di risollevarsi sia realizzato, il CSM, questa sorta di
questa sorta di mercato, per usare una parola pesante, ma l'organo di autogoverno della magistratura, se uno come lei lo definisce un mercato, No, non l'organo di autogoverno. Ah, quello scandalo. Un uso distorto che c'è stato in questi ultimi tempi, che ha delle sue eccezioni, non tutti sono travolti da questo andazzo, però la percezione comune, e anche in questo caso ha il suo significato, è che non funzioni niente, che sia un grande mercato. Usavo la parola mercato più per tradurre nel sentimento popolare, ma perché crisi della giustizia e crisi così profonda del CSM, due crisi che interagiscono, ecco, o si interviene oppure siamo sull'orlo di un baratro, possiamo andare a sbattere da un momento all'altro, e soprattutto c'è un clima estremamente favorevole a chi voglia non le riforme degne di questo nome, ma una specie di regolamento di conti con la magistratura. Ma questa riforma è una buona ricetta o no? Cosa che non migliora. Ecco, fatte queste premesse, vorrei cominciare a concludere dicendo: non si può non tentare di riformare la giustizia, il processo penale in modo particolare. Ed è quello che il ministro Bonafede sta cercando di fare. Oggi come oggi si deve ragionare soltanto su una bozza, che poi è bozza di una legge delega che poi produrrà. Il percorso è infinito, il percorso è lunghissimo, le variabili possono essere ancora chissà quante. Ma ragioniamo sulla bozza, per quello che se ne sa, alcune cose sono positive. Per esempio, i piedi per terra, il ministro Bonafede dimostra di averli e di volerli tenere ben per terra, quando si occupa non soltanto della magistratura, dei profili tecnici, il processo, questo o quell'altro comma, codicillo, eccetera, ma anche del cosiddetto personale ausiliario, segretari, cancellieri, autisti, dattilografi, informatici e via seguitando, perché un ufficio giudiziario è formato di magistrati e di personale ausiliario. Se non c'è il personale ausiliario e per la prima volta, o finalmente in maniera significativa sembra che si vogliano assumere, reclutare coloro che mancano gravemente all'appello nei vari uffici di giustizia, ecco che non si può pretendere che un tribunale funzioni senza segretari e cancellieri, come pretendere che un ospedale funzioni senza infermieri, un'officina senza meccanici. Non esiste. E invece per lungo tempo magistrati sì, attenzione, ma al personale ausiliario no. Primo aspetto positivo questo. Poi un altro aspetto positivo io lo vedo in ciò che non c'è. Il ministro Bonafede non ha introdotto nella bozza, e ha ripetutamente detto che non vuole introdurre nella bozza, la cosiddetta separazione dei poteri. Perché lo considero estremamente positivo? Perché in tutti i paesi del mondo in cui c'è la separazione dei poteri, detta separazione dei poteri significa una cosa principalmente: il potere esecutivo, il governo, il ministro della giustizia di solito, per legge può dare delle direttive, delle indicazioni, dei suggerimenti all'autorità giudiziaria che deve adempiere. Guarda, per intendersi, lasciatemi raccontare un piccolo episodio. Quando ero procuratore a Palermo o ero tornato a Torino, non mi ricordo, i colleghi austriaci, procura generale di Vienna anticorruzione, mi invitano per un seminario. Arrivo e li trovo estremamente allegri, felici, entusiasti. Perché? Perché era appena stata approvata una leggina la quale diceva che il ministro poteva continuare a dare ordini: questo processo si fa, quest'altro no, questo processo che si fa arriva fin qua e non va oltre, non andare oltre significa non toccare questo e toccare invece soltanto questi altri. Il ministro poteva continuare a dare direttive, ma ecco la grande novità che li entusiasmava, li rendeva felici: lo doveva fare, la leggina questo finalmente stabiliva, per iscritto, con un atto scritto che finiva motivato, nel fascicolo. Se noi vogliamo conquistare attraverso la separazione dei poteri qualcosa che altrove fa gioire i magistrati, quando gli ordini arrivano per iscritto e non soltanto via filo o non so come,
Ecco, facciamo pure, attenzione, secondo me sarebbe un suicidio, perché grazie, con tutto il rispetto per la politica, senza generalizzare, noi abbiamo ancora in politica alcuni soggetti ambigui, per usare un'espressione molto, molto, molto tenera. Ora, se vogliamo dare in mano alla politica, che comprende anche questi personaggi ambigui, il potere di indirizzare direttamente o indirettamente, in un modo o nell'altro, le indagini, che so, per collusioni con la mafia o per fatti di corruzione, facciamolo, ma sarebbe un suicidio della nostra democrazia, della credibilità del nostro sistema. Questo accorato appello di Caselli, che d'ora è il candidato al Colle di In Onda, se siamo unanimi. Non io so, Davide. Su questo tante cose ci dividono, ma su questo, caro Telese, siamo uniti. Ha capito Caselli cosa, che sfortuna. Mi sono permesso di dirvi prima, non fermatevi a questa soglia. Io sono un cattolico. Può anche diventare Papa, il terzo Papa magari. Aiutate un po'. Già ne abbiamo due procuratori. Come lei mi insegna, bene, grazie. Impossibilia, ecco. Nemo tenetur. Allora grazie Caselli. Lo salutiamo. E usiamo, c'è un altro grande grazie ospite, che è un uomo che è grande, che conosce in modo dettagliato le procedure parlamentari, i palazzi. È stato ministro dei rapporti col Parlamento, è l'uomo del centro, quindi in questo momento è quasi un sovversivo. Ma soprattutto è un democristiano. Certo. E c'ha pure il simbolo lui, se non sbaglio. C'ha pure il simbolo scudo crociato. Rotondi, eccolo lì, grande Rotondi. Buonasera e benvenuto. Buonasera, salve. Allora, la sua pazienza democristiana, come dire, la contraddistingue. Allora, le volevamo sottoporre questo quesito. Domani ci sarà questo importante voto al Senato e con Telese abbiamo provato a raccontare in questa lunga puntata gli scenari possibili. Partiamo dal suo pronostico. Esatto. Che succede domani? Come se lo spiegasse a un bambino delle elementari. Il modo in cui non succede non ve lo so prevedere. Quello di cui sono certo è che non succede la crisi, perché nessuno la vuole, a cominciare da chi sta al governo e finendo sui banchi dell'opposizione, perché abbiamo al governo due partiti di cui uno si è mangiato la posta dell'altro, quindi la Lega si è mangiata la posta elettorale del 5 Stelle, per cui al massimo vorrà far cadere il governo la Lega, che aumenta i voti se si va a elezioni anticipate. Certamente il 5 Stelle non si augura elezioni, perché per i tre quarti di loro non tornano in Parlamento. Quanto alle opposizioni, ecco, di facciamo, Forza Italia, facciamo la simulazione. Faccia un gioco con noi, Rotondi. Immaginiamo che lei ora non sia il moderatissimo Rotondi, ma sia il leader del Partito Democratico. Se le elezioni non convengono a nessuno, non ci sarà nessuna crisi. Ecco, se lei fosse il leader, ma mettiamo che lei fosse il leader del Partito Democratico e fosse nell'ufficio del quartier generale Zingaretti, cosa consiglierebbe come strategia? Ma intanto lei è generoso a usare il singolare, perché dovrebbe dire i partiti democratici, contandosene tre o quattro. Quindi va bene, mi dica quale partito democratico dovrei consigliare. Mettiamo che lei fosse il consigliere del Partito Democratico. Consigliere del Principe, Rotondi, mica la facciamo consigliere. Non c'è nulla da consigliare. Fanno tutto da soli, perché il Partito Democratico, anziché beccare quelli che stanno al governo, fa per certi aspetti lo stesso errore di Forza Italia, perché fa una distinzione tra il 5 Stelle e Salvini. Salvini è l'uomo nero, dedicano a Salvini tutta la passione che hanno dedicato per 20 anni a Berlusconi, e lasciandoli fare con gli stessi risultati, perché Berlusconi mi sembra che sia rimasto indisturbato alla guida del suo partito e di molti governi, nonostante i democratici siano affannati a dipingerlo come l'uomo nero. Ora lo fanno con Salvini ed io sono preoccupato, perché mentre con Berlusconi ci stavo al governo, rispetto a Salvini sono all'opposizione, quindi mi fa paura l'impegno del Partito Democratico contro Salvini. Il problema del PD è che crede che se cade il governo lo salvano i 5 Stelle, niente affatto. Se cade il governo e si va al voto,
il Partito Democratico fa la fine del Partito Socialista Francese. Perché? Perché ormai Salvini è l'uomo che fa la scena, come si dice in termini teatrali. Lui è il protagonista di una campagna elettorale che peraltro fa da solo già da un anno e mezzo. Gira l'Italia, gira le spiagge, va al Papete, adesso si girerà tutti i lidi. Per lei in che spiaggia va? Spazio? Per lo sfidante. C'è una spiaggia io di centro. Io sono a Pineto, a pochi passi dalla casa dove ora mi trovo. Sono a Pineto da 51 anni, da quando facevo la prima elementare. Mio padre mi portò qui ci sono rimasto. Sono rimasto a Pineto, sono rimasto democristiano, berlusconiano. Lei mi trova sempre dove mi lascia. Tornando alla campagna elettorale, se che cosa posso consigliare al PD? Se si va alle elezioni, Salvini è il protagonista, rimane spazio per lo sfidante. Se lo sfidante è qualcuno nei dintorni del PD, perde in partenza. Se lo sfidante è una figura nuova, che peschi nel centrodestra, che abbia carisma tra gli elettori moderati che si debbano interrogare, se conviene uno di loro che parla il suo linguaggio o se è preferibile questo Salvini che parla un linguaggio che non è né liberale, né cattolico, né moderato e né di centrodestra, tutto sommato. Allora, se uno sfidante viene dal nostro mondo, forse la partita politica si riapre. Io consiglierei al Partito Democratico di sospendere un giro, di non fare nulla, come dire, infatti meno si fa, che meno si sbaglia, come diceva Aldo Moro. Allora, notizia, il ministro dell'ambiente Sergio Costa, attenzione perché questa è forte, appena arrivata, il ministro dell'ambiente Sergio Costa in un'intervista al quotidiano fanpage.it definisce un reato la vicenda del figlio di Salvini su una moto d'acqua della polizia e il ministro dell'interno replica sui social con un post durissimo: agli insulti e alle sciocchezze del PD sono abituato, se ci si mettono anche quelli che dovrebbero essere alleati la pazienza finisce, mettendo peraltro, sottolinea giustamente l'ANSA, tra virgolette la parola alleati, cioè cara Fusani, dice Salvini, l'attacco da parte del fuoco amico, in particolare da un ministro del governo, è quello che dice un po' tutti i giorni già da qualche settimana, insomma, perché gli attacchi sono costanti e perenni, ma non possono fare. Il Movimento 5 Stelle in questo momento è talmente un po' giù, diciamo così, che non può far altro che attaccarsi e andare avanti sulla linea che del resto è stato lo stesso Salvini però a lanciare. Costa, secondo me parla più come uomo di legge che come no, allora io però su quello, permettimi, mi fido molto di più del capo della polizia, prefetto Gabrielli, che dice insomma, diciamo, non è tanto quello, diciamo la verità, anche a me è capitato più volte di vedere, cioè quella è stata una cosa di padre col figlio, lui in quel momento, anche adesso stasera difendo un po' troppo Salvini, sono preoccupata. Però scusa Fusani, a riaprire il caso, cioè adesso giusto le tue considerazioni, ma quello che ti chiedo è questo, a riaprire il caso della moto d'acqua è un membro del governo? Cioè, questo il dato è il politico tema. Mi sembra questo. Questo è il tema. Poi dopo possiamo che tu... discutere se è peculato, cioè, dopo peculato. Che tu hai avuto, ragione, David. Dopo che hai avuto il capo della polizia che ha detto quello non è un reato, quindi c'è anche come dire. Cioè, non lo può dire neanche lui peraltro. No, non lo può dire, però insomma diciamo che sono due persone entrambe informate sui fatti, ovvero sia infatti in questo caso il codice penale e la prassi che deve derivare dal codice penale, no? Quindi Costa stasera ha voluto attaccare briga, se mi passate questo termine, così come è capitato per altre volte con altri ministri e con altri parlamentari 5 Stelle di attaccare briga e attaccare Salvini su delle cose. Lui questa è una cosa che sta denunciando, abbiamo mille esempi in questi giorni, ne sono successe Rotondi, tantissime. Cosa succede? Rapidamente c'era una salutazione di lampo, lei avrà sentito Toti, nasce un nuovo partito, è comunque una scissione di Forza Italia. Forza Italia ha fatto una sorta di contromossa, anche se avvenuta prima, chiamando a raccolta tutte le forze centriste. Cosa succede dentro il centrodestra, secondo lei? Toti diventa l'alleato di Salvini e della Meloni e Forza Italia diventa un partito equidistante dai poli, magari con lei dentro? Succede che il centrodestra non esiste più.
L'errore di Forza Italia, e qui parlo a titolo personale ovviamente perché Forza Italia ha un'altra linea, Forza Italia dov'è che sbaglia? Che continua a mandare in onda un film del passato, il centrodestra, l'unità del centrodestra. Intanto dov'è il centro? Salvini è un estremista di destra come la Le Pen, è un politico intelligente, ma lo è anche la Le Pen, ha un linguaggio talvolta moderato, ma lo ha anche la Le Pen. Loro sono contro l'Europa, contro le forze politiche europee, contro il PPE, contro il PSE, sono una destra estrema con cui la Merkel non fa alleanza, con cui i partiti conservatori e moderati europei non vogliono avere niente a che vedere. Forza Italia sbaglia a non dire con chiarezza che non è Salvini a dire se imbarca o no Forza Italia, deve essere Forza Italia a dire no a Salvini, no al sovranismo, no all'estremismo, no a uno che pretende di attaccare il Papa e invocare la Vergine Maria come fosse l'arcivescovo di Canterbury. Questo è l'errore politico. Oggi il bipolarismo è Salvini, se volete fare un plastico come ai tempi d'oro, siamo con un sistema proporzionale. Chi sarà lo sfidante? Onorevole, siamo che con c'entra il sistema proporzionale? C'entra. Lo stesso motivo per cui Totti ha fatto un partitino adesso. Abbia pazienza. C'entra e no, come? Siamo con un vi sbagliate del tutto. No. Totti ha fatto... No. Totti ha fatto un partitino per avere qualche collegio uninominale da Salvini. Abbiate pazienza. Oh, vabbè, allora qualcuno in Forza discorso, Italia allora vuole fare concorrenza a Totti per lo stesso motivo. E no signori, col sistema più proporzionale, quello della Prima Repubblica, senza collegi uninominali, le principali forze politiche erano due e lo scontro era tra democristiani rimanga e comunisti. Con noi, Rotondi. Fatevi la croce, rimanga... il prossimo scontro sarà tra Salvini e lo sfidante. Abbiamo... almeno che a Berlusconi abbiamo... di mettere in campo Rotondi... uno sfidante. Fermi ecco. Tutti, allora... abbiamo l'imperativo categorico della pubblicità, salutiamo la Fusani, tratteniamo in ostaggio il democristiano Doc Rotondi, perché vorremmo l'ultimo usare... Highlander democristiano, ma lo scudo graciato è suo o no? Le figlie in pizzeria, se mi tenete in ostaggio il conto lievita. Rimanga qualche minuto con noi, perché abbiamo la grandissima Alda Deusani, o il professor Zecchi e il professor Panarari per analizzare il linguaggio di Salvini. Vogliamo un democristiano come Rotondi. Pubblicità, rimanga con noi qualche minuto. Rieccoci in studio, si sono aggiunti tanti ospiti per questo finale scoppiettante. Scusa, non è che si sono aggiunti. No, eravamo non è ad implementando, è proprio un si sono palesati. De Roi. Ecco, allora, il professor Zecchi, il professor Panarari, Josué Carlicio e Emiliano Carli, il vignettista impertinente, e poi la regina, le regine... Ma sarei io? Alda Deusani. E come la volevi definire? Alda principessa? Deusani. Principessa è no. Allora, detto? Però, cominciamo subito perché entriamo nei luoghi, nei simboli, nei tormentoni di quest'estate di comunicazione e di propaganda e subito chiediamo a Rotondi come si è sentito quando ha aperto il tweet di Salvini e ha visto la celebrazione della Maria Santissima Vergine, che lei come democristiana non aveva mai, mai dedicato un tweet, credo. Cioè, perché si Salvini sente. Pensa di essere figlio della Madonna? Mai per due ragioni. Ha detto auguri primo, mamma. Ecco, quindi. Si sente scippato. E quindi... No, perché un cristiano non deve usare i simboli religiosi in modo blasfemo, quindi è un peccato. Come democristiano peggio ancora, perché i democristiani erano laici, nella democrazia cristiana si raccomandava persino di non farsi fotografare quando si prendeva la comunione, di andare a messa nelle ore tarde. Io Fanfani non lo avrebbe fatto? Una cosa gravissima. Fosse esistito Twitter, ma Fanfani non l'avrebbe no. fatto? Sì. Anzi, tutto bene, due, si chiama due erano i divieti nella democrazia cristiana. Due divieti c'erano, di farsi vedere in cerimonie religiose e di farsi vedere mentre si mangiava. Ma lo dice lei la che è proprietario è del simbolo dello scudo crociato, Rotondi? Cioè, la croce sulla... No, io non sono proprietario di nulla, io sono il rappresentante legale
del simbolo del partito di Buttiglione che abbiamo donato alla Fondazione Fiorentino Sullo, quindi il mio compito è finito. Aggiungo che non credo che sia tempo di scudo crociato, è tempo di recuperare l'esempio della Democrazia Cristiana come un partito laico di ispirazione cristiana. Andiamo con tutto i tormentoni. Il contrario di Salvini, che si sente una specie di arcivescovo di Canterbury. Però Aldo De Usanio non le è piaciuta la risposta. No, che Rotondi, Partito Democristiano, io volevo ricordarti, tu sei abruzzese, vero? No, campano. Sei a Pineto, non sei a Pineto della Sicilia. Io sono eletto in Abruzzo e... E quindi Pineto... Io sono eletto in Abruzzo e vivo qui d'estate da mezzo secolo. Quindi potremmo parlare l'abruzzese, che io sono abruzzese, vicino a Pineto, Sting. Si chiama Tolle lo paese a me. Quindi se mi capisci pure che i preti, quando come facevano l'omelia, al proprio elettorato, non solo le monache, ma a tutto l'elettorato, gli diceva: ricordatevi di votare lo scudo crociato. Però, perché altrimenti però Rotondi la non ha negato questo, ha detto che un capo democristiano non lo avrebbe mai fatto. Poi cosa dicevano i preti era altro lavoro. C'era anche ti Dio. Diceva di votare il partito addirittura. Dio nell'urna ti vede, Stalin no. Perché se no la Madonna ti punisce. Questo riguarda l'impegno della Chiesa. Appunto. Io che ho visto preti politica. Fare prediche contro di me quando ero candidato per il centrodestra e preti fare prediche a favore mio, ma questo non riguarda appunto il Partito Democristiano, riguarda appunto la Chiesa. La decisione di alcuni sacerdoti. Bene, grazie. Andiamo avanti. Che cosa partiamo? Foto del papete, dai, Panarari, subito. Panarari, De Usanio e tutti gli altri azzecchi, perché qui la questione è interessante. Dalla foto del papete all'uso politico di Dio, voglio dirla così. Cioè, un politico che in un comizio tira fuori il crocifisso, invoca la Madonna come ha fatto, è un passo, come dire, in avanti rispetto a quello che avevamo visto, rispetto anche a quello che ha raccontato Rotondi, secondo lei. Guarda. E come si tengono insieme queste due cose? Teresa è impazzito per questa foto, possiamo anche capire. Sì, perché vedo una concentrazione mistica. Come si tengono insieme? Si mischiano, non è più una vergine, però... analizza i media, insegna a lui. Potremmo dire che è il passo del Gambron. C'è un passo in avanti, ce ne sono due di lato, ce ne sono due indietro. Il crocifisso è una novità per la politica italiana. Ostentato così, ma non è una novità per un altro tipo di politica e altri paesi. Per esempio, il Salvini che vediamo quasi folgorato da quella che chiaramente non è la Madonna, in questo caso non è neanche una vergine. È il Salvini che adotta più probabilmente la Maddalena. È il Salvini che prende il crocifisso dai paesi dell'est, del gruppo di Visegrad. Quindi è un simbolo che viene utilizzato. Orban fa esattamente la stessa cosa. Al tempo stesso, invece, il papete è una specie di lunga durata, nel senso che è un pezzo di Italia berlusconiana che viene rivisto, rivisitato, e naturalmente dal momento che è in questo caso... 2.0, è un 2.0. Sì. Ma Alda, qual è la differenza? Vediamolo in sequenza, che la regia ce li fa vedere, la bandana e la canotta. C'è un salto evolutivo rispetto alle estati di Bossi, Agosto e Berlusconi con Tony Blair? Vediamo se abbiamo queste foto. Allora, intanto cominciamo dal papete. Sì. Smettetela di... analizzare la comunicazione di oggi con i vecchi strumenti. Chi fa comunicazione oggi deve sapere che i mezzi di comunicazione o li usi o ti usano. Oggi come oggi l'unico che sa usare veramente nel modo giusto i mezzi di comunicazione di massa è il signor Salvini. La campagna elettorale la fai al papete, non la fai a Porta a Porta o da Giovanni Floris o in non so quale teatro. La piazza giusta è Sabaudia, dove adesso tutti si incavolano. E domani dicono, Salvini va adesso là. Arriva saremo Salvini. Là con le nostre telecamere e con la Carradini. No, il fatto di criticare, di ricordare su intere pagine giornali che Sabaudia era la scenografia naturale dei grandi intellettuali della sinistra italiana e che quindi viene oggi, domani, profanata da Salvini. Sai quanti voti porta Salvini? Tantissimi, perché oggi la politica è il grande fratello, cioè ha la stessa narrazione dei reality ed è una grande casa di vetro dove ogni personaggio fa vedere se stesso in ogni momento. La ragazza di turno diventa uno strumento di campagna elettorale. Una volta, non solo al momento all'epoca della bandana, ma anche all'epoca dei Craxi, dei Moro e via dicendo, se un politico si mostrava con una nuova compagna che non fosse la moglie, veniva immediatamente
allontanato e perdeva consensi. Oggi invece è cambiata non soltanto il modo di narrare la politica, ma il modo di rappresentarla, perché è completamente cambiata la morale, l'etica e tutto il resto. Cioè, in una parola, non c'è la politica, c'è un altro gioco, il gioco dei reality. Scusate, ma lo stesso Papa, quando il Papa va dall'Otto... Il Papa e Papete hanno in comune solo tre sillabe. La metafora, la metafora. Va bene così, fermiamoci, no, sentiamo però... No, fammi finire questa cosa del Papa, perché è una cosa importante da capire. Il Papa è quello che ha capito prima di Salvini come si conquista il consenso delle masse. È andato dall'ottico con una utilitaria, ve lo ricordate? Come no? Vestito di bianco, a mezzogiorno, dove sta l'ottico? Sta davanti a De Rouchy, che è l'hotel pieno di paparazzi, in via del Babuino, a mezzogiorno, cioè non a mezzanotte di nascosto. Nell'ora di punta. Per farsi vedere che lui era democratico. Cioè tutti a dire, oh, quanto è bravo sto Papa, che va lui dall'ottico, non fa andare l'ottico a San Pietro. È un uomo che ha saputo utilizzare molto bene i mezzi di comunicazione. Bene. Cioè Ratzinger non l'avrebbe mai fatto. È altro uno sì, che ha capito il momento. Professor Zecchi, anche se lei non parla le lingue del mondo, fra cui l'abruzzese, però può intervenire dottamente sulla querelle che stiamo dipanando. Ma soprattutto tenendo insieme l'immagine di Salvini con questa bellissima fanciulla sulla spiaggia di Milano Marittima con Maria Maddalena. E come dire, la manifestazione del crocifisso, l'ostentazione del crocifisso. Questi due mondi stanno insieme, evidentemente. Ma non so cosa volete da me. Certamente non posso entrare in questi argomenti che sono troppo alti. È un'altra questione, cioè. Sì, non è vero soltanto che Salvini usi in modo intelligente, nuovo, i mezzi di comunicazione. Questo è indubbio, ma c'è anche un'altra verità che fa di Salvini un politico di enorme spessore, enorme. Cioè lui, pensate solo questo, dove i mezzi di comunicazione di massa non c'entrano niente. Ha cambiato la Lega da partito del 3-4% in un partito nazionale, al sud, dove la Lega notoriamente non solo non aveva voti, ma aveva nemici. Allora perché questo gli è riuscito? Dunque io Salvini l'ho conosciuto una decina d'anni fa, quando io ero assessore a Milano, lui era consigliere comunale. Lui era di una bravura nell'interpretare i bisogni delle persone, che era fantastico. Era un ragazzo che nasce dentro al movimento politico. La comunicazione successiva, lui ascolta, lui ha avuto l'intelligenza di capire che la politica non era finita, tutt'altro, ma che la politica diventava una cosa diversa da quell'idea di posizione direttiva che avevano i partiti tradizionali. Lui va tra la gente, ascolta, fa una sintesi e questa sintesi diventano le sue parole d'ordine. Ed è ascoltato perché ascolta la gente. Guardate che è una novità straordinaria sul panorama politico internazionale. Non accade in nessun caso nella possibilità di fare un'analogia tra le sue posizioni e posizioni ideologiche. Non so, ecco, bravo, Trump è qualcosa del genere, esattamente. Trump? Se ho sentito bene. Sì, sì, l'ho detto, cioè, io, professore, Trump. Sono d'accordo. Cioè, quando si dice che Salvini è un adepto della Le Pen, tutte balle. Possono avere dei punti di contatto all'interno della visione determinata, ma il modello di assemblamento del parere della gente, che poi diventa politica, è questo. La democrazia
È questa. La democrazia è l'ascolto della gente e ascoltando la gente cercare di dare risposte. Guardate che Salvini... La politica risolve i problemi, non è ascoltare semplicemente la gente. Grazie tante, ma se tu non ascolti la gente, che problemi ascolti? Che problemi risolvi? Perché i politici prima non ascoltavano la gente. Ma scusi un momento, ma se lei non ascolta le persone, lei non risolverà mai i problemi delle persone. Non è un caso che lei ricordi... Non è un caso se lei ricorda che uno dei mantra di Salvini all'opposizione era contro la legge Fornero. Perché? Perché riusciva a capire la quantità di adesioni che avrebbe avuto di fronte a questa legge iniqua, che non voleva neppure il partito stesso governato da Monti, e dove diventa il suo punto di battaglia. Poi la battaglia sull'immigrazione clandestina. Cioè... Va ad ascoltare la gente, quella gente che il PD non ascolta più, non ascolta più perché vuol dare delle direttive. Vediamo alcune foto storiche per capire come è cambiata. Però non le ho risposto, io stavo arrivando alla ci arrivo alla seconda parte, alla comunicazione in questi anni. Panarari, ecco. Abbiamo foto di leader con le proprie consorti. Sì. E allora questo ci può far interrogare Fanfani, Berlinguer... leader storici che hanno fatto la storia di questo paese. Vediamole velocemente e vediamolo oggi, dal bianco e nero al colore. Questo Berlinguer con la moglie, questo che Salvini si è vista poche volte, con la, pochissime volte. Esatto, con la fidanzata, si l'ultima, tante volte. Possiamo dire l'ultima, no, Deusanio? Sì, no, l'ultima, non si sa, domani, l'ultima fino termini, a stasera, domani. Adesso non questo io non ho notizie così fresche come le tue, però... Sono foto naturalmente molto naturali queste. Come e ancora un'altra, anche l'altro vice premier, subito ci ha tenuto a farci conoscere la sua fidanzata. Certo. Ce l'ha fatta conoscere in campagna elettorale, all'inizio della campagna elettorale, se ve lo ricordate. Certo, perché diciamo, in questo c'era davvero un gioco comunicativo, sì. I due si marcavano letteralmente uomo. Beh, queste come foto interpreta, professore, questo passaggio epocale? Queste foto ci restituiscono esattamente la fine della politica pedagogica, che le foto in bianco e nero evidenziavano, il passaggio a quella che il professor Zecchi chiamava la politica dell'ascolto della gente, che è sostanzialmente la following leadership, cioè il leader si posiziona sull'umore elettorale che sente più forte, più evidente e ripropone in maniera, diciamo, più accentuata quello che sente e raccoglie con questa pesca a strascico. Naturalmente adesso in questo sto un po' forzando. Qual è il problema della following leadership? Che è un elemento tipico della politica populista, nel senso che la politica populista è bravissima nel fotografare dei problemi reali che esistono, che sente anche in maniera rabdomantica. Pensiamo a quello che diceva Grillo, pensiamo a quello che Salvini dice rispetto all'immigrazione. Ma il punto è che la capacità che la politica dovrebbe avere di fornire soluzioni razionali, soluzioni pensate, anche soluzioni che spostano in avanti l'asticella, non ci può essere, perché la following leadership ha bisogno di cambiare in relazione al cambiare degli umori elettorali e naturalmente in questo non ci può essere una soluzione razionale. Allora vediamo queste immagini. Queste immagini ripropongono un altro degli elementi tipici della following leadership. Diceva Jacques Segelat, che era un grandissimo pubblicitario francese, il consulente d'immagine di Mitterrand e probabilmente l'uomo che ha presentato Carla Bruni a Sarkozy, che noi votiamo sulla base di due regolette. Una è che votiamo qualcuno che è enormemente lontano da noi. Mitterrand era enormemente lontano da un cittadino francese comune. Questa stagione è finita e allora subentra la seconda regoletta che Segelat aveva inventato, cioè noi votiamo per qualcuno che è terribilmente simile a noi. E in questo terribilmente simile a noi c'è la rincorsa da parte dei leader nel proporre un'immagine, precisamente reality, nel proporre un'immagine che è molto simile a quello che noi facciamo quotidianamente. Ma come dice molto giustamente, mi taccio, Alda Deusanio, non è la realtà, è il reality, cioè il simulacro della realtà. Qualcosa che diventa sempre più costruito e in questo è terribilmente manipolato. L'immagine, per esempio, del vice premier Di Maio è un'immagine chiaramente molto artificiale con la sua fidanzata. Nessuno in un momento di intimità sarebbe così studiato rispetto alla telecamera che si trasforma in una diretta Facebook. Ottimo, e su questo, su questa manipolazione aggiungiamo l'altra sublime manipolazione, quella di Monsieur Je suis Carli, Emiliano Carli, eccolo lì, e che cosa ci porta? Rimaniamo in tema di Salvini, perché laddove Salvini mette i luoghi io metto il nome, lui se sviene, si risveglia, si guarda la maglia e dice sono qui, io mi sveglio, so come mi chiamo. Fatta questa premessa, scema, scusate,
Allora, partiamo da un grande film di Nanni Moretti in cui si dicevano che le parole sono importanti. Visto che Salvini ha rifiutato di rispondere a qualche domanda qualche giorno fa, sì, riguardo alla questione russa, ci è venuto in mente appunto che le parole sono importanti e quindi abbiamo la nostra palombella russa. Ma stupenda, palombella russa! C'è anche una certa somiglianza. L'editorialista ufficiale di In Onda, prego. C'è anche una certa somiglianza, non me ne voglia Moretti, però il giovane Moretti sì, è Salvini. Sì, Imre Budavari, Marca Budavari, film. Dopodiché, andando avanti, ci ricordiamo la burrasca che ha subito Kevin Spacey. Si sono cercati diversi attori e alla fine la sostituzione c'è stata Di Maio, che con la storia della social card, del reddito cittadinanza, è l'uomo perfetto per House of Cards. No, stupendo, stupendo. Vediamo che sta bene. In un altro periodo storico recente si è parlato della cosiddetta Robin Tax, cioè la tassa che restituiva ai poveri dalla parte togliendo ai ricchi. Salvini, diciamo che si è tenuto in scia, e non proprio Robin Hood, ma si è messo più sulla scia di Frat Tax, e quindi si è inventato la Frat Tax. Il tavolo è di Cairo, Telese, scusa. Sì, il tavolo di Cairo. Se lo spacchi, come nel Parlamento britannico, è una citazione istituzionale. Prego. Order. Dopodiché, siccome tra qualche giorno ci sarà la votazione per la TAV e molti dicono che il risultato sia in dubbio, Gigliola Cinquetti circa 50 anni fa diceva: nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho le TAV. No, vabbè, stupenda, no. Stupenda, non ho le TAV, è una cosa pazzesca. Scusa. A quest'ora tutto è consenso. Grazie. Andiamo avanti. Non ho le TAV. Posso garantire. Facciamole commentare a disagio dei nostri ospiti. Aldo, spiega a Davide, non l'ha capito. Che non ha l'età? Questa? Ecco, sì, me la spieghi perché non c'ero arrivato. È un sublime gioco di parole di Carlo. Calambur si chiama. Che è un grande intellettuale, malgrado la maglietta. Ecco. Non ho l'età. Andiamo avanti. Carlo. Ok, da un piccolo sondaggio molto personale, posso dire che nell'ultimo anno sono state più le persone che hanno perso il lavoro, ora prenderò una querela da Di Maio, rispetto a quelle che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato per il decreto dignità. A me questa cosa ha fatto pensare a Terence Hill, lo chiamavano Trinità, esattamente, e a quel punto lo chiamavano dignità. Chiamavano Trinità. Concludiamo la nostra carrellata con un film storico in pieno edonismo reaganiano, che era Top Gun, che però, diciamo, rimaneggiato quel tanto che basta, rievoca Di Maio, che non è proprio Tom Cruise come physique du role, è appunto Top Gun. Top Gun. Grazie, Carlo. Grazie a voi, grazie dell'invito. Ma è un riferimento al gasdotto. Però, non è sul il TAP. Il triplo Top Gun. Però, Alda De Usanio, poi tutti gli altri, lei ha avuto la fortuna comunque di conoscere anche i grandi leader della Prima Repubblica, sì, no? Allora, tutto sommato, io ricordo che negli anni Ottanta, ad esempio, De Michelis, grande ministro degli esteri e delle partecipazioni statali, veniva spesso associato alle discoteche, scrisse anche addirittura un libro. Non è che veniva associato, ha scritto un libro. Ha scritto un grande libro. E, diciamo, questa cosa lui, una delle ultime interviste che ha dato, dice: in una fase della mia vita mi ha anche danneggiato questa cosa, perché l'immagine della mia frivolezza notturna in una fase ha tolto quella autorevolezza che indubbiamente lui invece aveva. Però quindi non è nuovo l'idea del politico che si faceva rappresentare o si faceva fotografare anche fuori dalla vita del Parlamento. Allora, diciamo che all'epoca il partito o i politici che hanno laicizzato la politica, la narrazione della politica, sono stati i socialisti, cominciando da Martelli, che è stato il primo che si è fatto vedere con la camicia, senza giacca e cravatta, per dire, no? E Craxi, che era un'altra persona che andava sì con giacca e cravatta, però era tutto preso da altro piuttosto che nell'aspetto. La politica veniva raccontata anche con un linguaggio fisico, cioè il linguaggio del corpo. E il linguaggio del corpo dei socialisti era fatta anche di belle signore, come dire, no? C'era la Sandra Milo, c'era Adriana Asti, c'era Ornella Vanoni, quindi era anche un aprire il mondo della politica a personaggi del mondo dello spettacolo e non soltanto l'intelligenza, cioè ai grandi professori tipo Giuliano Amato ed altri, ma anche appunto al mondo dello spettacolo, del cinema. Ed è stato l'unico
il primo partito a laicizzare il racconto della politica, ad aprire la politica. Ora, dalla... E poi si è arrivati alle felpe invece. Cioè, se, da prima quello... delle felpe c'è stata anche la foto famosa di Bettino Craxi al mare, perché l'unica volta che l'hanno beccato con la panza di fuori al mare ad Hammamet, con il, l'accappatoio, anzi un grosso telo avvolto intorno al corpo, che ha fatto gridare allo scandalo molte persone, per cui ci fa ridere oggi quella fotografia, quell'immagine. Ma c'è da dire una cosa, perché il professor Zecchi diceva appunto che Salvini ha la capacità di ascoltare la gente, di interpretarla e quindi di raccontarla. Questo è vero, ma non è che i politici una volta non avevano la capacità di ascoltare, l'hanno persa. Allora sentiamo, siccome è un tema molto importante, sentiamo il professor Zecchi parlare su questo tema, il confronto senza cadere nel cliché fra il passato e il presente. Come comunicherebbero oggi se fossero ancora sulla breccia i vecchi cavalli di razza? Ma non ce la farebbero in nessun modo. Io non ho nessuna nostalgia, quindi non ho tenerezza verso quella politica. Anche dalle fotografie che avete mandato prima, era una politica estremamente ipocrita. Ha vissuto su una... ipocrita, perché non c'era nessuna rappresentazione vera della vita. E... era inevitabile che oggi questo modello non funziona, perché era un modello ideologico. Ma voi vi ricordate che gli spostamenti elettorali erano sì e no dell'1, 2, 3%, quando negli anni 70 il PC arriva vicino alla Democrazia Cristiana, sembrava una rivoluzione. Oggi era una rivoluzione. Sì, per la vittoria dei referendum, la grande avanzata, le giunte di sinistra, la società dei meriti, il compromesso storico, il pentapartito, sono cambiate tante cose. Però sentiamo Panarari dal punto di vista comunicativo. Solo sui referendum, ma non il compromesso storico è fallito. Il sorpasso, tutto ciò che era. Sentiamo Panarari. No, il compromesso storico l'hanno fatto adesso. Però sentiamo Panarari sulla comunicazione della prima e della seconda Repubblica. Allora, compromesso. Tanto comunicavano, quando tanto hanno comunicavano i politici, poi in realtà avevano meno bisogno di ci comunicare, nel senso così, che per loro comunicavano, comunicavano le idee e le ideologie, quindi era più facile da questo punto di vista. Oggi se guardassimo Craxi, che all'epoca fu l'inventore della turbopolitica, cioè era estremamente accelerato, ci apparirebbe invece incredibilmente lento rispetto alla velocità anche un po' eccessiva che caratterizza questa nostra epoca. Allora, il punto è che tanto meno ideologia c'è, tanto più c'è un altro tipo di narrazione, che è una narrazione comunicativa, che è una narrazione che a volte è anche isterica, che non necessariamente è più sincera, attenzione, perché questo è il punto di discriminante. Oggi la sincerità entra all'interno del circuito del reality. Lei sopravvaluta la comunicazione, sopravvaluta gli effetti. Abbiamo pochi secondi, facendo questo mestiere, la comunicazione la comunicazione è un effetto, non è la causa. Bene, abbiamo pochi secondi, ci guardano nel mondo, chiudiamo con una massima abruzzese, un proverbio che chiuda questa serata degnamente. All'Alberto la massima abruzzese è stetti buona. Cosa fondamentale che direbbe Salvini: chi ruba al proprio corpo è un grande ladro. Questa è una massima abruzzese. Quindi questa è la massima di Salvini, visto le foto del papete. Grazie. Bene, Alda Deusano. Allora, noi siamo qui anche domani. E Panarari, però ricordiamo anche il libro che ha fatto. Assolutamente, Uno non vale uno, Democrazia diretta e altri miti di oggi. Grazie. Siamo mille. Proprio con i piedi nel piatto delle piranze di cui abbiamo parlato stasera. L'ultima cosa che voglio dire, che è fondamentale, è che invece la comunicazione oggi è importante, sono cambiati i mezzi, tant'è vero che Salvini, quando vuole parlare con il proprio elettorato, acchiappa il telefonino, si fa un selfie e dice quello che deve dire, per rimangiarselo mezz'ora dopo. Ma arriva dopo. Quindi questo perché è fondamentale. La comunicazione oggi è finita. Davide, chi abbiamo domani? Te lo ricordi almeno? Allora, appuntamento a domani. Ecco l'unica croce che è il libro di Panarari, se volete essere un po' più intelligenti. Curate il cervello. Curate il cervello. Bene, domani abbiamo ospite. Ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete. Non saprete da me nessuna anticipazione sulla puntata di domani. A domani. Addio.